Emma. Buonasera. Finale 26esimo Festival Città di Caltanissetta. Sì. È il momento catartico. Siamo arrivati. Quando la finale si fa dura, noi iniziamo a durare, quindi ne abbiamo per le prossime 4 ore almeno. C'è un po' di trambusto. Sì, vabbè, qualcuno che sta arrivando ora magari era a fare la spesa al centesimo, non è un problema, è un nostro sponsor. Quindi. Buonasera alla giuria, buonasera a voi del Teatro Margherita, buonasera Donatello. Buonasera Totò. 26esimo Festival Città di Caltanissetta, stasera ci siamo, 8 finalisti, 2 della categoria Baby, avremo i verdetti, non si gioca più, basta, ora c'è la gara. E quando c'è una gara, gariamo. C'è una giuria, ci sono dei giurati di primo ordine. Però prima di cominciare, una cosa che può sembrare banale, però noi ci teniamo perché è una cosa che ci colpisce particolarmente. Da questo palco, 2 anni fa, ripartiva la seconda occasione di un ragazzo che partecipava a questo festival, nonostante fosse un ragazzo con un passato burrascoso, era un detenuto che aveva ricevuto un permesso ed era qui a provare a ripartire. E ha vinto questo festival. Cominciava, perché poi ha continuato, il suo riscatto è continuato fino ad avere addirittura la possibilità di partecipare a un film, un film che è stato premiato recentemente con Valerio Mastandrea, che ha ricevuto il Davide di Donatello. Noi stasera, anche se, ripeto, può sembrare una cosa scontata, ma quel ragazzo noi era rimasto nel cuore perché nei suoi occhi avevamo letto e avevamo visto una luce che non avevamo visto prima d'ora, non c'era mai capitata una cosa del genere. Questa sera dedichiamo questa serata finale a Joshua Algeri. Algeri. Joshua purtroppo non c'è più. Le dediche che non si vorrebbero mai fare, ma... è andato via da pochissimo, tragico, e... non ha avuto possibilità di continuare il suo percorso. L'abbiamo fatto, ci tenevamo, grazie a voi per averci permesso di farlo. E allora Donatello, adesso entriamo nel vivo della gara e innanzitutto ricordiamo TCS, ricordiamo siamo in diretta sul Fatto Nisseno, ma c'è anche un'altra diretta di cui parleremo tra poco, ma prima ricordiamo il meccanismo della gara, abbastanza semplice, 8 cantanti. Soltanto 3 andranno sul podio, ovviamente terzo, secondo e primo, è abbastanza semplice, però lo volevamo ricordare. C'è anche un classico premio della critica. Assolutamente sì, e poi ci sarà il duello tra i bambini che su questo palco si picchieranno a sangue. Non è vero, no. Funziona no, così. No, si sfidano cantando in piedi, come... No, abbiamo cambiato, Contoni non voleva sangue cambiato. Sul palco, ha detto facciamo sangue. No, Donatello, va bene, ok. Ricordiamo anche che si accede, stiamo assistendo a una finale dopo 2 semifinali che hanno visto sfidarsi 16 ragazzi. È solo... No, raga, non si può fare così con i bambini. No, andiamo in giuria? Assolutamente. Andiamo in giuria? Sì. Ok. La nostra splendida giuria. Allora, intanto un applauso subito per la giuria perché saranno loro. Compito ingrato, quello della giuria. Come ogni anno. Chi è senza giurato scagli la prima pietra. Bella questa. Lo so, è una cretinata, ma la volevo dire. Sì, mi sono accorto. Allora, iniziamo subito. Li abbiamo conosciuti nelle precedenti 2 sere. Magari tutti non eravate qui e allora... andiamo con gli amici, li vogliamo chiamare così perché musicista, cofondatore, Murra, sappiamo, grandissimo artista, per noi è soltanto un amico, oltre che un grande esperto di musica, è un amico del festival. Fabio Messina! Nisseno Doc, anche lui, è alla sua prima esperienza come giurato, è un musicista, l'anno scorso è stato ospite qui sul palco del festival, proprio nella serata finale e anche nel Memorial, mi pare, giusto? Nel Memorial dei 25 anni. Diamo il benvenuto, per noi bentornato, a Giuseppe La Spisa. Una giuria così non ce l'ha nessuno, a Sanremo se la sognano, la volevano comprare, Tony ha tenuto duro, non gliel'ha venduta. Musicista, autore, compositore, arrangiatore di spettacoli, colonne sonore per il teatro, ragazzi abbiamo fogli di curriculum, ma non è il caso, mi limito a dire Ernesto Cerrito. Anche lui è un musicista, è un arrangiatore, ha collaborato e continua a collaborare da tanti anni con il festival in molteplici ruoli, dalla parte tecnica al palco. Signore e signori, per favore, che sto presentando Eugenio Cardillo! Volevamo dire alle forze dell'ordine, se hanno le manette possono prendere il bambino, grazie. Dunque, non ci vanno nella bocca. Ah, no. Ci vuole la bocca.
Ah, quello lo metto, lo incaprettano, si usa da noi. Non si fanno queste cose. Scusami. Allora, viene qui per studiare, no, è una battuta, vi dico soltanto, è il direttore artistico di Sanremo Rock, poi musicista, produttore, compositore, arrangiatore, tutti i titoli che non possono mai rappresentare la qualità dell'uomo, della persona e della competenza musicale che ha. Signore e signori, Gianni Herrera. Da 17 anni al festival è ormai diventato ogni sera, ormai c'hanno il curriculum, siccome c'è lunghissimo, non so più che dire, quindi bell'uomo, simpatico, sì. Produttore discografico, produttore per il teatro e per la televisione, vicepresidente, il nostro referente per il festival di Castrocaro, signore e signori, bentornato ancora una volta Gianluca Giudici. Ovviamente sul presidente io faccio un passo indietro, perché la competenza musicale può toccare solo a te. Io non mi posso permettere, perché è una figura troppo in alto. Voglio un passo indietro. Paraculo. Presidente, ho saputo che qualche giornale l'ha chiamata Valsicchio. Tipo a metà tra Valsiglio e Vessicchio. Comunque, sempre un testone tanto. Cioè, è l'autore di più di 500 brani per la musica italiana, scritto per tutti i maggiori interpreti della nostra storia, appunto, della musica italiana, tra cui Laura Pausini, Anna Oxa, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Ha scritto La solitudine di Laura Pausini, quindi lui conosce personalmente Marco, che ci siamo sempre chiesti, ma sto Marco esiste, è tornato, lui dice che tornerà, il nostro presidente per la prima volta a Caltanissetta al festival, Mr. Angelo Valsiglio. Prima parlavamo di Media Partner, dopo 3 anni torna la diretta su Radio CL1 e allora vogliamo salutare i protagonisti che in radio racconteranno questa finale del 26esimo Festival Città di Caltanissetta, eccoli! Ciao ragazzi, buonasera, non vi sentiamo? Ma ci siamo, siete tornati. Here we are. Allora, se Marco se n'è andato e non ritorna più, qui ce l'abbiamo uno. Ma non era lo stesso, questo non è giovane. Lo so, ma accontentati, per questa sera ti tocca. Allora, considera che vanno di moda le MILF, quindi volendo è più giovane, Anita, va bene. Anita, ti vedo anche in forma, complimenti, come è stato con Donatello. Ma brava. È una tendenza, anche i politici adesso hanno la donna un po' più age, quindi... Si può pensare a lanciare nuove. Abbiamo trovato un Marco, c'è, quindi se qualcuno lo ha perso e non ha il costumino blu, ok? No. Va bene, una serata sicuramente molto emozionante. Abbiamo seguito con tutta un po' la programmazione di queste serate, l'abbiamo un po' pregustato durante le fasi preparative, so a qualcuno piace tardi, e ora è emozionante vedere come si concluderà, Marco. Sì, tra l'altro essendo che le puntate precedenti sono le serate precedenti in onda su Radio CL1 sono andate anche in podcast sul sito della radio radiocl1.it, ci sono state davvero tante tantissimi ascolti delle canzoni già che si sono già esibite su questo palco, e devo dire che stanno aumentando già da adesso, per cui figurarsi nel corso della... Tanti listening anche sul del preascolto, insomma, ci sono stati anche ragazzi che hanno toccato le vette dei 12.000 dei 12.000 listening, alcuni qualcosina meno, però è interessante vedere come ci sia un'attenzione da parte del pubblico che poi viene a questa manifestazione e ha già le idee chiare. Benissimo. Piccola precisazione, sì. Un messaggio direttamente da Lugano, ci scrive Francesco che vive lì e ci ascolta tramite l'applicazione di Radio CL1. E noi salutiamo e saluta. Francesco. Salutiamo gli amici svizzeri, noi in Svizzera abbiamo grandi rapporti. Ragazzi, grazie, continuate a Radio CL1, ci ritroveremo nel corso della serata. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi. Siate i nostri occhi per chi ci ascolta e raccontate le nostre il festival. Orecchie del radio. No, loro guardano e poi raccontano. Ah, ok. Chi ascolta il radio non c'ha. Vabbè, hai detto una cazzata, ma te la faccio passare. Allora, dicevamo, per chi si volesse continuare a divertire anche dopo questa serata, con Attenti a quei due, che è una trasmissione che facciamo io e Totò su Radio CL1, questa mattina abbiamo chiamato tutti i concorrenti e gli abbiamo fatto degli scherzi telefonici feroci, un livello intellettivo che neanche Matteo Salvini, ascoltateli perché c'è soltanto... Cioè nella serie, ciao, sai, non sei in finale stasera, c'è stato un errore. Andate ad ascoltare cosa hanno risposto. Lui invece si è finto essere un prete di Radio Evangelica Network, non stiamo scherzando. No, ascoltate perché... E c'è chi si è aperto. Cominciamo? Subito, è andiamo il momento da quella della parte. Gara. È il momento della gara... Quindi ufficialmente diamo il via alla finale del 26esimo Festival Città di Caltanissetta. Primo concorrente, sezione inediti, direttamente da Canicattì, Maira. Ciao Maira. Buonasera. Buonasera.
Solo perché donna. Signore e signori, canta Maira. Far ritorno con le ferite che dipingono il tuo corpo, che nessuna cura mai potrà toglierti di dosso. Solo perché donna hai paura di star sola e ti convinci che si possa cambiare ancora. Solo perché donna sei pronta a perdonare nonostante faccia male, a negare in questo mare. Soffocato, che ti lascia senza fiato, che ti spinge negli abissi di un amore tormentato. Sola sei, sola, e un pianto consumato che ti lascia senza fiato, e non c'è una soluzione dopo il pianto, finzione. Solo perché donna hai bisogno di qualcuno, solo perché donna non ti aspetti che ciascuno possa capire tutto quello che hai vissuto, tutto quello che ha portato a non fidarti di nessuno. Solo perché donna piangi quando piove, perché tra le gocce si nasconde il tuo dolore, perché il tuo sorriso è oscurato dall'errore di pensare a perdonare un amore senza amore. Che ti lascia senza fiato, che ti spinge negli abissi di un amore tormentato. Sola sei, sola, è un pianto consumato che ti lascia senza fiato, e non c'è una soluzione dopo il pianto, finzione. E non nasconderti per lui. Abissi di un amore tormentato. Sola sei, sola, è un pianto consumato che ti lascia senza fiato, e non c'è una soluzione dopo il pianto, finzione. Grazie. Brava Maira. Bravissima. Ciao. Maira. Bravissima. Andiamo in giuria. E adesso okay. È il momento del fuoco. La prova del fuoco. Presidente, buonasera. Buonasera presidente, i nostri omaggi. Come la va? Très bien, ragazzi. Très bien, ok. Bonsoir. Je suis Catherine Deneuve. A tout le monde, ci metterei pure. A tout le monde. Allora, cosa devo dirti, Maira? Già l'altra sera ho detto un po' tutto. Ripeto le stesse cose, non mi dilungo. Attenzione sempre nelle note alte, in quella sola, come voce, e che il bambino vedi che urla sempre. E niente, il brano è carino, non mi dilungo perché la serata è molto lunga. Allora passerei accanto. Sì, Eugenio. Sì, aggiungo che mi è piaciuto il brano, anche il timbro di voce, buona presenza. Sì, sono contento, complimenti. Grazie alla giuria. Maira, grazie. Grazie, ci ritroveremo qui sì. Poi per il verdetto. Verdetto. Ne approfittiamo perché c'è l'amministrazione comunale che oggi è rappresentata da tre assessori, Felice Di Erna, La Rigi e poi c'è Carlo Cambione. Buonasera, buonasera. E benvenuti. Facciamoglielo un applauso. A me, a noi, a lui, a tutti. Grazie e benvenuti. Ma
tutte e tre insieme. Come si gestiscono questa cosa? Beh, guarda che quando vengono, vengono in massa, non sono così. Poi tre è il numero perfetto. Sì, però vabbè, io... No, tu fai, non dire niente. Andiamo avanti con la gara, no, sì, tra gli assessori. Con sai che la politica è un campo minato. Ok, secondo partecipante, sempre sezione inediti, da San Cataldo, Cataldo Alesso. Ciao Cataldo. Buonasera a tutti. Piano, Cataldo. Te lo dico così, proprio così. Signore e signori, Cataldo Alesso, in bocca al lupo. Un ricordo non apprezzo, è un po' come il disprezzo. Fai fatica ad accettare se non sai dimenticare. Mi ricordo quella volta con quella gonna corta. Io fumavo e ti guardavo e mentre ti gustavo. Oh, 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 oh. In quel giorno maledetto, tu lo sai cosa mi hai detto. Questo sogno è troppo denso e poi l'hai spento dentro. Ho deciso d'accettare ma non di perdonare. Ho deciso d'accettare ma non di perdonare. Cercare come il tuo trono di spade, le promesse fatte a me ti aiuteranno a crescere. Ho deciso d'accettare ma non di perdonare. Togli ora questo sguardo dentro me, nelle note che stai ascoltando io mi sto liberando. Dentro me, nelle note che stai ascoltando, io mi sono liberato di te. Cataldo Alesso! Bravo Cataldo. Mamma mia, che carica, che adrenalina. Hai fatto cardio qua per caso? Sì, un po'. Piano quando parli con me che... Hai questa voce un po'. Sì. Allora, giuria. Giudici? Vadi. Ciao. Senti, già mi avevi convinto anche ieri, Ti trovo artista fatto, capito? Ti trovo molto deciso, finalmente sento le parole di quello che dici, quindi come sei convinto tu convinci me. Innanzitutto l'hai perdonata questa poverina, no? No. Ancora no, ok. Perché ho visto che c'è un bel veleno contro sta ragazza, però è convincente, cioè mi hai convinto, mi hai fatto capire quello che stavi dicendo e questa è una delle cose più belle per un cantante, giusto? No, siamo buoni, è vero, no, quello, dovete è giusto, essere è giusto, quello che è giusto è giusto. Quello che vi sentite. Però con Cataldo piano perché quello...
Giuseppe? Ok. Vai, vai Giuseppe. Sì, 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 vai, vai. Complimenti, veramente. Grazie. La voce è profonda, che è una voce che io preferisco. Sulle note basse sei preciso, quindi a tutte le note azzeccate, tutti gli attacchi, un po' sei uscito fuori perché a volte eccedi nella grinta, è una grinta eccezionale, però magari l'eccesso e un po' l'emozione ti ha fatto andare un po' fuori, però bravissimo, complimenti, bravo. Grazie. Grazie. Grazie alla giuria. Cataldo, grazie. No, no, grazie Cataldo. Grazie a voi. Onde evitare problemi con Gianluca, volevo rassicurare le forze dell'ordine. Quando ha detto artista fatto, no, in quel senso. Intendeva nel senso che ha completato il percorso no, artistico. No, vi prego, non, Gianluca, perdonami, non volevo. Verità, no, 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 perché festa, già ho visto che si muovevano in fondo. No, 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 no queste cose. Ma no, faceva proprio no. No, no, si fa per dire. Donatello, c'è un regalo per te adesso. C'è un regalo per me? Ti ho fatto spaventare. Un po' sì, scusa. Perché il patron quest'anno, sai, c'è stato un po' di polè. Però che ha fatto il patrono? Ha gestito la cosa in maniera, ha detto guarda ragazzi, quest'anno facciamo il festival, però vi prometto che in finale vi metto una soubrette. No. Come ogni anno. Ma allora mi avete preso in giro, ce l'abbiamo anche questa sera. Sì, ma lui l'ha detto, mi ha dato il mortacci. Ma tu non hai avuto il nome della soubrette? No, perché non mi ha detto niente fino a poco prima di entrare sul palco. Lo sapevo. Sei un manigoldo, sei. Allora, mettiamoci da questa parte perché io sono curioso di vedere la tua reazione quando saprai chi c'è. È una delle showgirl più sensuali. Sì? Non fate commenti, sensuali, sì. Ricercate, sì. Non nel senso brutto, nel senso sì. Che la vogliono tutti. E sui il gossip lo comanda lei in pratica da un po' di anni a questa parte. Dammi qualche indizio. 5 lettere, inizia sì. Per B, finisce per N. Inizia per B, signore e signori, Rosy Bindi. No, 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 quella non è showgirl. No, No, Belen no, raga. Belen, signora, signore. Questo è il regalo di Tony Maganuco. Belen con noi questa sera. Ma mi ha detto Belen. Sarba mi lascia. Come scià? Poi me la dai, anche se la voglio di nuovo. Scusi, scusi, scusi. Chi è lei? Ah. Chi è lei? Io? Belen. Aspetta. In che senso Belen? Scusami. Ah, già mi sgamastevo. Già in partenza. Vabbè, ma dai. Sono la sosia ufficiale di Belen. La sosia? Forse dopo qualche incidente automobilistico grave, però. Ah, ma scià, mi chiamasti tu per presentare? Io aspettavamo qualche altra cosa. Ma, scusa. Io mi presento, sono incatenata Macaluso in arte Belen. Ah, in arte. Tipo in geografia messa meglio almeno o proprio in arte? Ma chi siete scimuniti? Va, mi chiamaste voi per presentare? No, le assicuro che noi sarà stato Macanuco. Lo noi diciamo no. Chiaramente, io sono la escort. Sì, vabbè, la macchina della Ford. Ma quale escort? Ma cosa stai facendo? Ma io faccio il mestiere più antico del mondo. Ah, è che in questo tempo di crisi mi sono buttata così pure nel. Mi sono aperta al mercato pure dello spettacolo. Sì. Ora faccio presentazione su Brett. Proprio mi sono lanciata in questo mondo. Guarda, su di lei la crisi la stiamo vedendo tutta. Lei è atterrata in maniera proprio di sì, quella. Sì. Ma scusa, perché ti fai chiamare Belen? Appunto, sì, sa, perché quest'anno il cliente mi cerca Belen, mi cerca. Ah, cerca. Ah, lei si adatta al mercato, lei, genio del marketing. Quindi un marketing, giusto? Cioè, certo, molto. Operazione da marketing. Quest'anno voglio una Belen e mi cerca una Belen. Belen, giusto. E gli anni passati, ho capito. Per esempio? Bisogna precisare all'originale una stampa, una figura. Allora, sulla stampa avrei. Cioè. Sulla mala figura che stiamo facendo, invece, dubbi non ne ho completamente. Grazie al patron. Allora, complimenti, patron, ottima scelta. Bravissimo. Io capisco che il comune ti ha dato poco, però dai, però no, queste cose così, no, ti verità, prego. Ci siamo ridotti proprio in una maniera. Assessore, visto i danni che poi Ma scusami quindi cercano sempre Belen? No, quest'anno che va di moda Belen. Ecco. Due anni fa tipo mi cercavano a Ispica. A Ispica, cioè, quindi lavoravi in una zona di mare? Aida Ispica, la Ispica. No, Ispica. Quale Ispica? Ispica. Due anni fa invece mi cercavano a Marina. Che sta facendo? Cosa stia ferma. Almeno stia qui. La Marina, lei lavora al porto? A Marina, Valeria Marina, a Subretta. Valeria Marini. Marini. Ida. Dieci anni fa, tipo, invece mi cercavano a Prato. Perché Prato, lei Toscana. È terra-terra, onestamente se lo faccia dire, è proprio un modello di quelli. Pamela Prato, quella con la coscia lunga. Pamela Prati, lei con? Ha... con la coscia lunga.
Ah, Pamela Prati quella, eh? Prati che sono tante. Lei è una. Allora Prato, sarebbe Prata. Comunque, vabbè. E io direi di comunque io sono orgogliona di me stessa. Orgogliosa. Io orgogliosa, non perché dica parolacce. Perché io personaggi ho interpretati proprio a te capigliatilla, a te. Io ho tipo stato Monica Beccucci. Non Bellucci. Si dice Bellucci. Maria Grazia Cucirotta. No, quale Cucirotta? Sì, Cucisana, ma che dice? Paola Banane. No, sì. No, la Finisca. Lorella Cucchiaini. Sì, sì. Forchette. Ma cosa sta dicendo? Gina Lollo Frigida. No, Lollo Frigida, no, quello è un almeno mito. Magari Marilyn Monroe, Dio. No, non dica queste cose che ci sono persone. La smetta, per favore. Ma poi, scusi, lei per presentare, ammesso e non concesso, viene vestita così? Poteva anche adattarsi un po' all'ambiente. Siamo al Teatro Margherita. Come sogno? Una bambola. Un sogno elegante? Da insomma, morire. Elegante mi sembra un po' forte. Da morire. Ciao! È più elegante di così che mi doveva cadere l'inverno addosso, mi doveva cadere. Non sarebbe stata una cattiva. Vedi che io ho preso tutti i griff internazionali. I griff internazionali me l'abbiamo in goccia i griff. Le griff. I griff, ma che tu sa? A moda internazionale ce la presenti, Sha. Ma come? Ma che è Sha? Ma perché? Udessa! Cos'è Sha? Sha, tu non Sha e il Prusha. No, no, guardi. Sha. No, allora, è Donatello, aspetta, allora. Totò. Aspetta. A moda internazionale, c'è Udessa e c'è Pretpote. Quale prete per il tempo e per la camomilla? Ma Canucco, perché non sali tu adesso? Forse un prete potè? Preta portè, preta portè. Allora, la prego, cerchiamo di ricomporci. Queste che ci ho messe in god, te lo spiego addosso in maniera proprio chiara. Ecco, le dico che il primo tentativo è fallito, quindi faccio amaramente anche. Queste che ci ho messe in god sono tutte marchi di moda internazionale. Si vede. Io accattavo dai cinesi. No, non è che comprare dai cinesi è internazionale, lei ha l'idea. Perché i cinesi che sono nazionali? Non è che funziona esattamente così. Allora, io non ci voglio che avere. Cosa applaudite che siete complici di questa cosa assurda? Io non ci cosa voglio applaudite avere a che fare con queste persone, ma. Volete sapere i macchi che c'ho d'ingoggio? No. Allora. Sordi buttati a cudire. Buttati proprio. A buttare. Attenzione alle parole. Sordi a buttare. Che ho detto? No, niente. Beh, niente. Allora, ti faccio un riassunto. A me ne conna, a sta verenno che bella, sì, insomma, amore, graziosissimo. A me ne conna e armali, è sì, molto come lei. Armali, Armani, arricchini pennenti, come? Cioè? I pennenti, ce l'ha pagato poco. I pennenti, i pendenti, arricchini capennero. No, allora, aspetti. Orecchini sono veri, farsi, originali di cavalli. 20 euro tutte e due. Ma cosa dice? 10 euro a cavallo. Certo, no, non si dice 10 euro a cavallo. Signorina, la prego. Signorina, la prego. Allora. A poi a maghittina. Sì, però stia ferma che il teatro è antico, stia ferma. A maghittina. Magliettina, sì. Di questa parte è docce. Oddio mio. Da sì. Cabanna è docce. Cabanna, no. E docce cabana. No, vabbè, ragazzi, questa no, no, veramente. Abbiamo toccato il. Tony, ti prego, per favore. A voi, avosendri chi sta? No, non vedo l'ora. Se la possiamo evitare. E sono qui per questo. Vai, Donatello. Orologio. Orologio. Orologio e Issallorà. Issallorà. Ma cosa, com'è? Issallorà. Issallorà. Tu dici, ma cura suscia, usalorà. Talì e salorà. No, vabbè, ragazzi. Io non ho parole. Allora, aspetta. Cos'è allora questa cosa? Allora. Ava caro per ora, arriminamoni, perché a gira squaglia si rete in ammoglia, tu resto siamo gente che abbiamo camminato e pure gino solo non abbiamo messo mai. Che cosa ho detto? Cosa ha detto? Mi mettete i sottotitoli, io non la capisco. Non mi capiste voi? No. No, si sorprende. Ma quando mi capiste voi? Che mi capiscono tutti e tu no? E questo vi non gioca a vostro favore questa cosa. Ma che siete asini? Sì. Ma che siete forestiera? Forestiera? Siete forestiera da fuori? Ah, nel senso che da un'altra provenienza geografica? No. Che siete italiani, venite fuori dalla allora, Sicilia. Allora, siccome la settimana santa è finita, probabilmente siamo tutti italiani qua. Guardi. Siciliani possibilmente, che dove vuole arrivare? Ci sono forestieri? Ci sono forestieri, c'è gente che non è di Caltanissetta. Guardi quanti qualcuno, forestieri. Qualcuno c'è anche qui in giuria. Dove c'è va? Venga qua cortesemente. Oh mio Dio, aspetta che recupero la cartelletta, almeno la posso picchiare. Ma io ti conosco però. No. È il presidente quello. No, finiscila, non lo conosci, ti stai confondendo, vieni qua. Dottoressa, venga qui. Scià, ti mettiste l'occhiale o cappellino matusi. No, Scià, vi prego, smettila.
Vieni qua. Oddio. No, Belen, ti prego che... Ti prego. Sha. C'è il mio numero di telefono, no. Hai visto che Sha. Sei tu? No, Sha. Smettila. È un presidente quello con una testa tanta, lascialo stare. E si mi ricava testa tanta. No, vieni qua, smettila. Allo, sono costernato io. Donatello, dove sta? Allora, aspetta. Allora, il parco è troppo bello. Aspetta. No, allora, ascolta, dobbiamo continuare. Ascolta. Il discorso di prima. Oddio santo. Quando di fora, che siete forestiera, mi capite? No, quando non parlo. Non la teniamo più. Non tu mi capisci? Sciacca, sono mai ci traduci. No, vieni qua. Ma scusa, toglimi una curiosità. Ma tu da dove vieni? Io? Di Venezia. Allora smettila, come Venezia? In Veneto, con questa parlata. No, di via Venezia, a Gela. Ah, a Gela. Allora, smettiamo. Dunque. Io, a strada via Venezia, a strada chi già larga. Va bene, sì, l'abbiamo capito, non fare Gela. Gioco travaglio. Ne smettila, non lavori, ti trovi. Volete passare? Non passate, lasciatela. Allora, ragazzi, crisi. Ricomponiamoci. No, ascolta, c'è crisi e lo ascolta, vediamo. Dobbiamo andare avanti. Okay. Spicciamone, sprughiamone. Aspetta, smettila. Si plachi. Stia calma. Allora, facciamo. Bravo, Tony, bravo. Sì, bravo, complimenti. Aspetta. Chi su Tony che è il principale? No, è il patrono, non è il principale. Non è un ufficio questo. Principale, stasera. Ma pagare! No, aspetta, oh, aspetta, venga qua. Non si parla oddio, di so. Senti, vai a prenderla. Allora, come senti. Abbiamo arrestato che no, non si dice che qua cash, ascoltami che al verbo arrestare qua succedono qua. Cose. Allora ricapitoliamo. Allora, ascolta, facciamo. Siamo Manzatin. Sì. Allora, presenta con noi, basta che okay. Andiamo avanti. Mettiamoci da questa parte e presento. Tieni, ti do pure la carta. Sai leggere? Lo so. Non ti preoccupare, no. Non già, allora, stai tranquillo. Ti è capitato quello semplice? Questo qua. Questo qua. Ah. Prima devi dire questo. Allora. Questo? Sì, proprio. Sì. Vai, Sha. Tre gradi. No, questo è terzo. No, non quello dopo. Il nome devi leggere. Quello grosso, questo qui. No, quello grosso no. Cioè, quanto è pericoloso dire Sha. Smetti, quello scritto molto scuro. Esatto. No, scuro neanche, che è razzismo. Non è che. Cioè. Capivo, buono. Bravo. Gaia Ballistreri, terza concorrente in gara. Ciao Gaia, ci sei andata di culo stasera con buonasera. Okay. Buonasera a tutti. Si può dire? Non no, che gli porta una sfiga. Digli la canzone e andiamo via. No, si dovrebbe toccare. E con sì. Scusa. Sì. Canta Gaia Ballistreri. Bravissima. Quanto pedi
Brava Gaia. Grazie. Ciao Gaia. Ciao, brava grazie. Sha, brava, brava. No, no, Gaia, no Sha. Andiamo in giuria. Dai il microfono a me. Grazie. Ok. Gianni. Buonasera. Bene, avevo già commentato ieri, o l'altro ieri, no, ieri. Ok, penso sempre la stessa cosa, hai messo molta però più grinta, questo mi fa molto piacere, e quindi l'interpretazione è sicuramente venuta più fuori. Stessi dubbi sul brano, purtroppo, la voce un pochettino più curata in alto, tutto qui. Grazie, Ernesto Cerrito. Grazie. Mi piace sottolineare la personalità, la padronanza di palco e per il resto è inutile ripetere sempre le stesse cose. Brava. Grazie. Grazie alla giuria. Grazie. Ciao Gaia. Gaia, don't troppi chi io preso, che qua già i guai li abbiamo. Ma io a chi sto mancare, Canuscio? Sempre quello di prima. Vieni no, qua. No, Lando, Canuscio mancare. Andiamo da questa parte. Ti ricordi che devi presentare, vero? Ah? Eh? Vabbè, io sono qua per la mia presenza. Lo vedo ha... purtroppo. Questo qua, il quarto artista. Quarto artista. Quarto artista. Daz. Daz. Con sì. Due A. Sì. Daz, certo. Ciao Daz. Chi sto bravo essere? No. Chi sto vinge? Tutti bravi sono. Chi sto vinge? Sì, da Caltanissetta. Chi sta magari vinge? Ok, sì. Con Funamboli canta Daz. Daz, in bocca al lupo. Grazie. Abbracciami in mezzo a sta tempesta, sono perso in questo sogno proprio come te. Vivere ciò che mi resta, alla fine morirò comunque come tutti quelli prima di me. Scusa in partenza cara, se ti farò del male, se sarò carezza che lenisce poi anche pugnale. Usami per il tuo bene, incasso bene i colpi, non i lividi, ma rimorsi e sensi di colpa sono a farmi male. Amiamoci finché numi ce lo concedono e i demoni interiori non recidano ste funidi. Legami che si intrecciano nell'etere, tra luci, cicatrici e tenebre, brividi su per le vertebre. Baciami oltre le labbra, baciami l'anima in questo incanto vago. Deflagra ogni emozione nella bocca dello stomaco. Io stomaco come un mago col magone che alla sua illusione non crede più. Un impetuoso diluvio di lacrime spunta sempre un iride nell'iride, nell'iride. Vedersi veramente nudi nel riflesso di uno specchio, un divino chiaroscuro, ognuno in guerra col suo spettro, ognuno col sospetto. Questa non è vita, la solitudine grida, brama d'essere capita. Ma ognuno un universo unico in espansione, covama l'essere nel nucleo, agonia un'esplosione nuova che ristora in un big band di carte che si mischiano. Prima che Dio ti chiami, giro e le tue chance svaniscano. Si danza in circolo, sudati a piedi nudi, su un pavimento di miele, frammenti di cuore in frantu. Siamo solo fiumi in corsa verso lo stesso mare. Il segreto amare, il tempo che consumi ora asciuga quelle lacrime. Siamo solo eclettiche, scariche elettriche, sto nubifragio di anime. Stringimi e finiamoci ste coppe di vinifico vin dolce nel vuoto su ste traballanti corde. Vedi. Nonostante tutto non fermo.
Grazie. Bravissimo Daz, bravissimi tutti e due. E adesso il momento, quello più temuto, ma anche quello forse più significativo e formativo. Grazie. Vediamo i nostri giurati e torniamo da e torniamo a parlare con, l'abbiamo indicato, questo signore che si tocca il mento. Vediamo così, a caso. Dai Cardini. Allora, a me mi siete piaciuti, è stato gradevolissimo ascoltarvi. L'unico neo che è venuto fuori anche dalle altre giornate è il ritornello forse poco orecchiabile, avrei preferito qualcosa un po' più incisivo. Però, nonostante tutto, complimenti, siete stati bravi. Grazie. Grazie. Fabio Messina. Inutile ripetersi con i commenti che abbiamo fatto anche le sere passate. Io trovo un po' tutti molto più motivati stasera. Sarà l'adrenalina della finale. Vi trovo tutti molto meglio rispetto alle prime esibizioni che avete fatto. Bravi. Grazie. Bravissimi. E allora grazie ad Az. Grazie a voi. Grazie a voi. La continuazione. La prego. Allora, no. Felice. No, ciao. No. Ascolta, non è, anche perché qui con i soldi non esce una lira. Comune di Caltanissetta sono così, non ne danno soldi, fidati. Ah? Non è, lascia stare. Ma chi c'è? Chi sciugano sciui personalmente? Lascia stare, non si dice. Allora, non no, dobbiamo andare avanti con. C'è de male che uno canuscia uno. Da, c'è. Allora. Ah, c'è. Chi? Lascia stare, ti prego. Prego. Posso parlare? No. Ciao, Felice. No. Guarda che è Felice di nome, non è Felice, no, di stato d'animo. No, magari di fatto. No, non diciamo fatto che già Gianluca l'aveva combinata. Allora, adesso è il momento, ci sono degli ospiti. Ah. Questo dove metto il pollice, sì. Dove metto il pollice. No, Sha, sta lettera non la so leggere. No, allora, sono dei ballerini, te lo dico nell'orecchio e tu lo ripeti. Ah, chi sa cosa si legge? Sì. Caro! No. Stanno arrivando! No. Cioè, fare la presentazione? Sì, senza caricare, però. Ma lasciami fare, tu! Stanno arrivando! Più energici del solito! Sì, come? Sì. Non si dice. Fly Dance! Bravissimi! La Fly Dance di Alba Bifarella. Un bel applauso per questi ragazzi. Noi dobbiamo uscire. Sì, non balliamo noi, ballano loro. Esatto. Everybody up in here. Get up. Hey, get up on your feet and help me get it. In the name of Jesus. With a dame, a shit is drunk, you came to get it. Look, what you want, pump, double clip, pump, ride, pump, jump off, homie, jump off. All these haters on my, gon' jump off. Run on the streets, need it, jump off. Jump off. Let me do my thing. I mean, do your thing. Let me do my thing. Do that thing. Let me do my thing. Pump it up. Don't let me get in my zone. Got a moon rock in my tone. Got a bad chick in my IA and her ass off of them phone. I just ran through about a half a mil to remodel my home.
that I only slept in twice. Smoked out parties every other night. I'm not at the club, I bought the club to me. And you not on the guest list if you ain't got no double D's. Yeah. Fly Dance, bravissimo, che inchino, energia. Aspetta. Ah, facciamolo anche noi, mettiamoci il cappellino. 3, 2, tanto 1. Non abbiamo la stessa anche età. Anche noi, vai. Vai. Come guardare così, è inchino. Okay. No, io mi fa male la schiena, non lo posso fare però. Mamma mia, allora. 100 anni ho, compagno. E sono così. Allora, Fly Dance, dove è Alba? La Alba Bifarella. Quale coreografia straordinaria. E allora, diamo merito a questi straordinari ragazzi. Chi sono, cosa fanno, dove vivono, il loro reddito personale. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, ancora grazie. Loro sono i Fly Squad, sono un gruppo di ragazzi, in realtà sono 14 elementi tra gite e Ponte del Primo Maggio, ne mancava qualcuno. Ballano insieme già da 2-3 anni, ma studiano hip hop da molto più tempo. Stasera rappresentano la mia scuola. Grazie ragazzi. Grazie Alba, grazie ragazzi. Grazie Donatello. Alba. Nome veloce per questi ragazzi? Sì, sì, fino a lì e poi da qui io. Allora, vai. Scusate, io vado piano perché ho un problema alla schiena. Tu sei? Daniele. Giorgia. Giorgia. Scusami, tu hai un secondo nome? No. No. Tu hai un secondo nome? No. Pure poveri di nome questi, va bene. Alice. 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 Okay. Non ci arrivo, mi fa mai troppo la schiena. A sorpresa. Federica. Alessia. Simona, Eleonora, Bruna. E l'ansia, Bruna. Ah, ok. Diamo, facciamogli un applauso. Fly perché Dance, sono... grazie ragazzi. Grazie mille. E adesso, caro Totò, un momento particolare. Come no, certo, perché noi quest'anno, cari amici del Teatro Margherita, abbiamo cominciato il festival con una categoria nuovissima, la categoria dei baby, aperta dagli 8 ai 13 anni. Sì. Mercoledì 26 su questo palco si sono esibiti 11 piccoli fenomeni straordinari. La giuria ne ha selezionati due. Stasera questi due ricantano questi due piccoli fenomeni. O la pelle d'oca. E sapremo praticamente subito chi vince per la prima volta al Festival di Caltanissetta la sezione baby. Ma c'è anche una novità in termini di presentazione, perché il gap generazionale tra noi e codesti bambini sarebbe esagerato e abbiamo deciso di accorciarlo in una maniera che non incide sulla loro psicologia e contemporaneamente basta, li fa anche... Basta, divertire. No, volevo presentare. No, okay. Basta. E allora, da chi ci facciamo aiutare per presentare i bambini? Dalla vera scoperta di questo festival. Signore e signori, nella prima serata Tony è stato affiancato da Paoletta Lavalletta. Paoletta! Paoletta, dove sei? Ma che bello Paoletta. Straordinaria Paoletta. Fatti 5 Paoletta, brava. Io ho due mani occupate, mettiti. Puoi battere la cartelletta? Piano che anziano. Ah, la batti pure, va bene. Come stai? Bene. Com'è andata la prima esperienza di mercoledì? Benissimo. Ti sei sciolta, sei in pista? Scialtissima. Allora Paoletta, ti aiuto, Paoletta la cartelletta. Tieni, te la cedo. Che ti aspetta? Ok. Che minchia. Allora, e no. Questo qui, dove c'è il primo? Sei pronta? Giulia Sennato, adulto, 39 anni, da Caltanissetta. No, non è vero, da dove viene? Da Enna. Cosa canta? Giulia Sennato canta Sweet Cannolo. Sweet Cannolo, il primo Giulia Sennato. Grazie Paoletta, andiamo da qua. Ciao. Andiamo Paoletta, piano. Guarda tutti dal basso in basso, parla e sorride col fare di un asso, da quello a solo li fa cucù. Lo guarda storto il tiramisù. Tiramisù. Clocca di clocca, la buccia croccante, il molle burino gli urla arrogante. Per il Lucosio, ma poi dimmi tu, quali sarebbero le tue virtù? Le tue virtù. Con la ricotta e col cioccolato, il mio successo è assicurato. Con i pistacchio, la mandorla tosta, rivali nemmeno ad Aosta. Il re di Francia un giorno in passato mi ha
senti che gusto, che fantasia, questo cannolo è pura magia. Il bianco pandoro è proprio nero, ogni Natale sei meno di zero, a fine cena ne scommetto però, la mia super buccia io mai mancherò, io mai mancherò. Il gianduiotto viene dal Piemonte, dalla Sardegna il torrone fa un ponte, a Napoli offeso arrivo un babà, un siciliano liscio ci va. Con i canditi e lo zucchero su, sono famoso fino in Perù. Il re di scorso giorno in passato mi ha assaggiato un grande estasiato. Senti che gusto, che fantasia, questo cannolo è pura magia. Nasco in Sicilia, che vuoi che sia, tutta l'Italia ormai casa mia. Nella mia vita ho tanto viaggiato, nel mondo i malati ho rallegrato. Nasco in Sicilia, non sono europeo, e l'unità sulla tavola creo. Creo, Sviscannolo, Sviscannolo. Giulio Assennato. Straordinario, ragazzi. Giulio, c'è che... Allora, ha una storia difficile alle spalle, diciamolo subito. Tu mi hai chiesto prima che volevi salutare tua moglie, vero? La mia fidanzata. La sua fidanzata. Quanti anni ha la tua fidanzata? Quanto a me? Quanto a te, Quanto cioè? Anni hai tu? Quanto anni? 8 anni. 8 anni. Bravissimo. Ma già fra 10. 9 anni. Come mai ti sei dimenticato l'età? Paoletta, vuoi fare una domanda al piccolo Giulio? No. No. No, apposta, è andata di lusso. Ma manco... E allora, fai un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo sul Fatto Nissan in diretta, Radio CL1 e TCS. Cosa vuoi dire al mondo? Se ci sono piaciuto, se... Ci sei piaciuto, ci okay, sei piaciuto. Grazie Giulio, grazie. Grazie Giulio, straordinario. Grazie. Andiamo da questa parte, Paolo, andiamo, dai. Ragazzi, ho 8 anni a malapena leggevo. Quello ha la fidanzata. Ma come pa... Bocca al lupo ai genitori. Comandi tu, Paoletta, comandi tu. Noi siamo qua i tuoi valletti. Siamo qui, Paoletta. Ok. Ok. Ora, Asia Melfa. Asia Melfa! Ciao, sono morto, Asia. Ciao, Asia. Ciao, Asia. Cosa canta? Asia Melfa con 2 respiri. Asia Melfa, 2 respiri. Dai, andiamo Paoletta, in bocca al lupo Asia. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me. Non c'è vittoria, aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase d'effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. C'è più intento né sacrificio, una tentazione per me.
l'ossessione, solo emozione. Brava Asia, brava, vai Paoletta. Bravissima Asia. A posto? Sì, sì. Ok, respira, è finita. Dai. Paoletta, vuoi fare una domanda ad Asia? Niente. No, a posto. Asia, te posso fare una domanda? A chi vuoi dedicare questa canzone? Questa canzone oggi la dedico alla mia maestra di canto che mi ha fatto arrivare fino a qui. Brava, un applauso per la spontaneità. Nice. Come si chiama la maestra? Alessandra Alessi. Ah, Alessandra Alessi. Ma ciao Alessandro, ovunque tu sia, non ciao. Non te l'hanno detto loro di dire questa cosa, ti è venuto dal cuore. Allora, Dorothea, qual è? Non è che possiamo andare a fine là, vieni qua. Allora, grazie, grazie. Adesso ti richiameremo per la promozione. Sagliatura. Devi uscire, non ci dare conto perché è una persona malvagia. No, la accompagnare. Smettila, smettila. Grazie, ciao. Ok. Che allora. Pulita sta creatura, così tu. No. Mi capisci? Mi capisci sì, quando parlo? Capisco, sì, sì. No, non ti spavento. Ah, prima che mi capisci, sì, però la intimorisce. No, sì. Ah, creatura, bocca della verità. Sì, però non possiamo. Dale, poi siamo vestiti gli stessi. Insomma, proprio. Allora, ascolta, ascolta. Gli stessi no. Paoletta è molto carina, molto glamour, molto elegante. Vabbè, perché io sono vestita da Tettina Pivona. Lo sponsor ci ha messo, brava. Per aspetta. Brava, vabbè. Io sono vestita alla muraglia cinese. Non si dice la... Non ridete su queste cose. Non ridete. Fidate via Venezia, non... sempre. No. All'ata mia stanno. Sì, allora, sì, okay. calma. Non allora, lo tocchi. Sì, troppo bella. Allora, sì, però... Non ti scandare, Paola, no. Un muzzo. Cortesemente i militari dell'arma, se gentilmente si possono avvicinare, che vi consegniamo un pacco. Allora, ricomponiamoci. E ringraziamo per il nostro look Lab Store. Poi ci sono i vari sponsor. Chi ha curato la nostra bellezza? La bellezza mi riferisco a me e a Totò, perché bellezza. Queste due splendide figure sono belle di loro. Solo noi necessitiamo di ritocchi tagliati per il successo. Centro Audiologico Siciliano, look... non ci vedo più, officina del dalla dentale. Fame. Non si può andare avanti così. Allora, c'è un pacco di crackers, vuoi? Smettila, ti prego. Mettiamoci davanti la giuria. Paoletta, vieni che facciamo le votazioni. Okay. Allora, per quanto riguarda i bambini, abbiamo creato un sistema di voto che oserei definire terrificante. Tecnologico al mane proprio. Perché vogliamo creare un'attesa, una suspense. Una tensione. Basta. Ah, scusa. Allora, adesso. E poi sogno io che da faccio scandare. Come fa? Allora, adesso mi rivolgo ai giurati, iniziando da Fabio Messina. Dovrete semplicemente pronunciare il nome del bambino che voi volete vinca questa gara. Allora. Chi è che prende iniziativa? Un attimo. Allora, dov'è? Dov'è? Ho capito, il papà di qualcuno, chi la mamma di Fabio Messina, tu? No. Cioè, qua gente se su se parla. No, bene. Non si è alzato. No, però, non è la politica italiana questa, okay. È un signore per bene questo. E allora, io li ho trovati divini tutti e due. Ok. Proprio bravi. Farei vedere i voti che avevo messo come appunto... Si tolgono di mezzo voto uno dall'altro, ma non perché, proprio per un qualcosa di niente. Comunque. Ok. Asia Melfa. No. Ok, no. Ripartono gli stacchetti. Non è che ogni cosa. Per ogni voto uno stacchetto. Asia Melfa. Fermo con lo stacchetto. E due in questo momento. Giulia Assennato. 2-1, ok, Giulia Assennato. È difficile, molto difficile.
Giulio Assennato. Due pari, pari. Herrera. L'ultimo presidente, sarà... presidente, no, l'ultimo. Come non vota? Che il presidente non vota? Vabbè, presidente lo finisce. Vabbè. Dai bambini mi piacciono le canzoni di bambini. Sì. Giulio. Giulio, 3 a 2, rimonta. Attenzione. Ok, vicepresidente. A questo punto ti dico Asia. Tre pari. Attenzione. Aspetta un attimo, ora c'è un problema. E ora? Presidente, non vota. Guarda ragazzi, io odio quando i format e i talent dei ragazzini non li guardo perché canto queste canzoni che a volte sono dei testi che non sono da piccoli. Io piccolo devo andare lo Zecchino d'Oro. Capisci? Un applauso per il presidente. Allora, qui non li guardo volutamente. Jerry Scott, lo sai, il mio amico Jerry, glielo detto in faccia, basta con queste cose qua. E allora prendendo spunto dall'invito. Perché una bambina non può cantare sul palco, non c'è sesso senza amore, lo cantavano con Venditti. È sbagliato. I bambini devono essere piccoli, capito? Quindi per me non voto, pari meriti. E allora, prendendo spunto dalle parole cosa del presidente, il regolamento che noi sposiamo completamente perché noi siamo figli dello Zecchino d'Oro. Tu sei figlia dello Zecchino d'Oro, Alessandro? Risponda bene, per favore. Non so di che sta parlando. Perfetto, lo immaginavo. E allora, in virtù dei poteri conferitici dal patron Tony Maganuco, così, tanto per dire, fammi dire qualche cretinata, e anche dell'amministrazione dell'arma e della polizia. Dichiariamo ex aequo, tutte e due hanno vinto! Asia, Melfa e Sweet Cannolo, Giulio Assennato. E allora, ragazzi, qui Paletta con noi. E allora, perché, mamma mia, cosa abbiamo di premio? Premi offerti dal centesimo avranno una fornitura di spesa fino ai 18 anni. No, non è vero, sto scherzando. Allora, intanto una targa ciascuno, bravissimi. Allora. Ah, no. Giulio. Allora, siccome non era previsto l'ex aequo, poi correggiamo perché sono una col numero 1, uno col numero 2. Non vi preoccupate, la correggiamo. La prima emozione che ti viene nel prendere in mano la targa? Sono contentissimo. Perfetto. Asia? Si vede proprio. Asia? Soddisfatta. Lei è più, vedi. Ma non finisce qui perché il centesimo ha fatto le cose in grande. Cosa abbiamo per questi due ragazzi? Cosa abbiamo? Premio. Vediamo. Ragazzi, una cosa bellissima. Okay? Niente dicono. Aspetta, no, come niente? Abbiamo qualche cosa. Lì. Un attimo, dicono un attimo. Okay. Allora, ora vedrete perché abbiamo difficoltà. Perché li hanno portati, non sto scherzando, con un mezzo motorizzato. Perché ecco. Devo prendere. Vai ragazzi, sì. Ci li diamo non in mano attivi, ai bambini. Eccoli qua. Ecco, prendete il premio in mano. Mamma, che bello! Aspetta. E allora, sono praticamente sono due motorette, due scooter. Solo due scooter sulla fiducia, non li apriamo. Sono IKEA, quelli che li no, dovete no, non montare. Si dice IKEA che non è. Ovviamente lo stesso premio c'è per Paoletta, però siccome non abbiamo potuto portarlo che non avevamo abbastanza spazio, questo è per te, lo vai a ritirare al centesimo. Cosa dice al centesimo? Paoletta, soldi vuole. Cosa dice al centesimo Paoletta? Sono Paoletta la Valletta. Sono Paoletta la Valletta. Perfetto. No, è continuo e mi prendo la motoretta. Ti prego, non è vero. Okay. E allora, un applauso a questi ragazzi. Grazie, siete bimbi, stati straordinari. Avete vinto entrambi. Grazie a Paoletta. Paoletta, sei stata bravissima, una scoperta. Grazie. La Paoletta, perfetto. La cartelletta è mia. Okay. Grazie. Grazie a Giulio, grazie. Grazie bimbi, ad Asia grazie. E grazie a Paoletta. Paoletta, ci pensi tu? Li accompagni tu? Bravo, grazie, ciao. Ok. Non gli dire scialba. No, smettila con ciao questo scialba. Ciao vuol dire fiato. Smettila. Fiato. Allora, lascia, non sono tuoi, andiamo. Mettiti qua. Ma che restano qua? Lascia stare, mettiti qua. Andiamo bene. Radio CL1, piano. Radio CL1, e allora, come va? Come la va? Buonasera a tutti. Molto ci siamo, buonasera. Ci siamo anche noi, non è che c'è solo... Siete cambiati, non siete quelli di prima? Io sono Anita, non so se te ne sei accorto. Io Marco, a questo punto. Va benissimo. Anita, allora. Come va? Hai una voce un po' possente, bene. Anita, o sbaglio? Sì, è migliorata. Un po' di raucedine, rispetto al primo. Possiamo dire che siamo molto contenti perché è da 3 anni che mancava la diretta di Radio CL1 dal festival, sì. E avete scelto noi, ci fa piacere. Senza motivo. Senza alcun motivo. No, c'è il motivo. Ah, c'è un motivo. Che non c'era nessun altro che la potesse fare. Ecco. Questo è un buon motivo. Non è vero. Ci rende orgogliosi, grazie. Ma di niente, ma figurati. Però come in ogni festival tu lo sai, no? Poi già si parla di chi potrebbe essere il prossimo conduttore, no? È sempre così. E quindi noi abbiamo lanciato un sondaggione radio, quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e Fabrizio vi dirà un po' i risultati di adesso, perché poi ci sarà un verdetto. Il sondaggio è chi presenterà il prossimo festival. Tra chi? Fra voi due, voi tre, anzi. Ok.
Sì, Tony, siete ormai un trio, diciamo. Tony Maganuco, che lo ha condotto per anni. Che l'ha condotto per anni, o Paoletta. Ah, bene, abbiamo bene. Qui già i risultati. Sì. 90% Paoletta. Bene, sì, non avevamo meritato, dubbi. Meritato. 5% Sweet Cannolo. Non si sa il motivo. Non era fuori, no, era fuori gara. Fuori gara. Okay. L'altro 5%, che comunque è molto quotata, è la bambina che piangeva prima. Ah, perfetto. Io voterei lei anche. Ah, ok, grazie. Però ragazzi, potrebbe succedere grazie tutto. Della stima. No, smetti, non fa nulla. Comunque poi più tardi se ci dovessimo risentire comunque. Speriamo di no col sondaggio. A questo punto forse potrebbero cambiare i dati. Sì, assolutamente, sono sempre in evoluzione. Sai come funziona, no? Possono mandare comunque un messaggio al 346 23 43 758. No, ci piace sempre dirlo. Arrivano messaggi da ovunque, da Firenze, poco fa è arrivato un messaggio, ci stanno pure guardando, quindi il massimo. Ah, quindi grazie al fatto. Applausone, applausone. C'è una task force multimediale. Ok ragazzi, grazie mille, ci sentiamo più tardi. E allora, abbiamo la radio, abbiamo la televisione TCS, abbiamo il fatto di l'avete nominata, Paolo. Belen, no, allora. C'erano ancora aperti quelli della radio, quindi piano. Andiamo che continua la gara. Ma aperti, chi dici? Niente, allora, questo scià però lo dovremmo eliminare, se non sì, ti dispiace. Ma poi scià che vuol dire? Peraltro come cammini? Poi tu spiego. Perfetto. Allora. Un esempio. Questo qui. Può parlare in italiano, per favore? E chi su chi è un italiano? Sì, ha ragione, perfetto. Sono costernato. Ok. Quinta concorrente, Giuditta! Giuditta da Palermo! Eccola! Ciao Giuditta! Può dire su tutto, chi sta brava, okay. Prego. Con coraggio liquido, Giuditta. Giuditta, in bocca al lupo. Sporchi di me del tempo, ma il tempo è andato via da qui, perché vuole vivere di nuovo. Ho dimenticato cosa vuol dire amare, cerco di sembrare ciò che ti piace, poi ti piace ma meno. Vorrei vivere in una bolla a sé, non può cambiare niente se il niente non esiste. Vorrei vivere in una bolla a sé, non può di mettere nel tempo pieno di parole che odio perché tu odi. Non avrei mai dovuto convincermi ad amarti. Vedi dove sto adesso, annegata nel mio coraggio liquido. Vorrei vivere in una bolla a sé, non può cambiare niente se il niente non esiste. Vorrei vivere in una bolla a sé, non può cambiare niente se il niente non esiste. Scolorito per cancellare un vuoto infinito. Vorrei
Giuditta, Giuditta La Monica, giusto? Sì. Ok, andiamo in giuria. Bravissima. Okay. Andiamo in giuria. Okay. E torniamo nella nostra postazione da combattimento. Presidente già armato di microfono, proprio lei. C'è un motivo. Giuditta, allora, l'altra sera mi è più convinto, ieri sera. Ma perché sei umana, è giusto che sia così. Tu non sei una macchina. Non sento molto bene. Ho detto sei una sempre macchina. Più convinta ieri sera, perché non siamo umani, non siamo una sei macchina. Umana, sei umana, quindi è giusto. Che... Quindi, ripeto, il bridge tagliarlo, oppure fa quattro misure e basta, e nient'altro. Poi, sei elegante, a me il brano piace molto, molto. E poi, una cosa bella, sei cantautrice. Sì. E poi che bella questa bolla. Che piace tanto al mio vicepresidente, vice piace molto, vorrei vivere in questa bolla. È uno scudo, un'autodifesa. Certo, la tua, nient'altro, va bene, ok. Grazie. Giuseppe La Spisa. Tanto complimenti Giuditta, bravissima sicuramente. Grazie. Sia per il testo, per l'interpretazione, per la padronanza della scena. A me mi hai convinto sicuramente. Volevo fare i complimenti anche ai musicisti che hanno suonato, perché gli arrangiamenti sono stati fatti da Bernardo Viviano e Claudio Guarcello, che sono due musicisti pazzeschi. Perché sento sì. Proprio l'acustico è diverso dalle sì. Basi magari registrate. Sì, è tutto registrato. Infatti, complimenti anche a loro, complimenti a sì. Te, bravissima. Grazie, grande. Davvero. Grazie Giuditta. Una vagonata di complimenti. E allora, che? A posto. Bene. Okay. Momento cultura, grazie al Ministero dell'Istruzione e al MIUR, se c'è qualcuno delle altre scuole verranno accettati ulteriori consigli. Che stiamo a fare qua? Beh, il festival non è solo sponsor, non è solo musica, il festival è anche solidarietà. Parliamo dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che a Caltanissetta, in particolare a Gela, svolge una formazione e un'informazione molto particolare, e ne parliamo con Steven Spinello. Allora, innanzitutto i ruoli della vostra associazione. Sì, noi siamo volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che opera su tutta la provincia di Caltanissetta. L'associazione nasce a Gela, ma da alcuni anni abbiamo anche una sede operativa qui a Caltanissetta. A me piace questa cosa di unire un evento importante come questo. Infatti ringrazio il nostro patron Tony Maganuco che ci ha dato questa splendida opportunità con l'associazionismo, con la voglia di raccontarci e dire quello che l'associazione fa. Noi operiamo e ci occupiamo di persone con la sclerosi multipla, cerchiamo di essere il loro punto di riferimento, dal supporto all'autonomia, ai progetti nelle scuole, alle consulenze psicologiche, alle consulenze legali, i ragazzi del servizio civile, insomma le informazioni, l'info point al centro clinico sclerosi multipla di Caltanissetta. Noi cerchiamo un po' di farci conoscere da tutti, perché se non abbiamo qualcuno che ci chiede che ha bisogno, come facciamo noi a dare una mano? Quindi ogni occasione è buona per dire che ci siamo e che siamo presenti su tutto il territorio della provincia. Noi abbiamo una sede qua a Caltanissetta da diversi anni, in via Vespri Siciliani 45, e fuori c'è un banchetto con i nostri numeri di telefono, quindi chiunque fosse interessato alle attività dell'associazione oppure volesse contattarci oppure avesse bisogno di noi e volesse come punto di riferimento l'AISM può prendere i contatti. Il giovedì pomeriggio c'è una sportellista, è un nuovo servizio che stiamo offrendo alla cittadinanza, una sportellista, un assistente sociale che risponde a telefono dalle 16 alle 18 per tutte le informazioni. Spero di essere stato chiaro. Assolutamente chiaro, è il messaggio fondamentale, oltre l'applauso del pubblico. Ovviamente con riferimento alla tua associazione, tua come partecipazione, per tutti e chiedete informazioni, informatevi, l'informazione è la base in tutto. Grazie per quello che fate, grazie per l'impegno, grazie per il territorio, grazie, abbiamo bisogno di queste cose. Toto, perché sei rimasto là sopra? Non ti volevo disturbare. No, vieni, siamo una coppia ormai quasi di fatto. Piano però. Cioè nel senso artistico, ovviamente. Ne approfitto perché siamo qui a portata di giuria e allora velocemente, anche perché Mister Herrera. Servivo, sì. Questo festival, qualcosa su questo festival, anche per capire chi, come voi, viene da fuori, immagine e impressione.
Beh, questo festival lo conosco da tanti anni perché io e Tony 25 anni fa ci incontrammo proprio a Castrocaro. Beh, colgo l'occasione per dire che era un festival importante e conosciuto in tutta Italia e visto che qui ci sono le istituzioni, la musica è qualcosa che aumenta il valore di un paese, aumenta il valore di una città ed è un peccato che si debba ricorrere proprio ai minimi termini quando abbiamo le possibilità anche con la comunità europea di poter dare modo di far ritornare questo festival riconosciuto in tutta Italia, perché sono, mi pare, 26 anni, no? E sono 26 anni importanti, è un patrimonio perché oggi la musica è sempre più un elemento di unione dei popoli, è un elemento di unione dello spirito dei ragazzi, è un motivo per insegnare qualcosa ai ragazzi. Si deve fare, è qualcosa che si deve fare, basta compilare bene certi moduli e mandarli dove devono essere mandati per avere più subvenzionamenti, perché io credo che Tony se lo meriti. Grazie. Grazie a Gianni, grazie. Grazie alla giuria, grazie al pubblico. Io direi riprendiamo la gara, anche perché sì, praticamente certo. Mancano tre. Tre, chiudiamo praticamente la gara. Ce la facciamo? Io ma quasi quasi andrei di là che non ce la faccio a salire le no, scale. No, devi salire, scusate le spalle. Scusate, ma lui c'ha un questo problema. Dolore di schiena che mi sta uccidendo. Piano, io piano, lo so, piano, ho una certa età, piano, credo piano, che ormai sia arrivato il momento di smettere di... Ecco, sì, sì. Che hanno montato qua. E allora, a chi tocca? Tocca al sesto partecipante, sezione inediti, da Palermo, Spica! Buonasera a tutti. Con niente da perdere, signore e signori, Spica, in bocca al lupo! Spica! DJ Taz! Sì! Scappa dalla city, sì ti mancherà. Come cani impazziti, appassiti sopra chi blatera. Strofe sul quaderno, sì tipo domani crepi. Finiscono le pagine, quel lusso delle pareti. Rimo da quando tu non c'eri e mo vuoi farmi storia. Ho visto fame, ho visto gente strafarsi di gloria. Ho visto un padre farsi in quattro per un figlio ed un figlio. Farsi in quattro per ste strade è il mio consiglio. Rimani quello che sei, perché tanto ti diranno che avrai fatto schifo pure chi sotto sotto era là sotto, tra la folla pronto a farti il tifo. E brindo a te che mo stai ascoltando, il sole della mia città che ci sta ascoltando. E questa musica vuole che tu la porti via, tu la porti via. E ancora da tempo sì che sta aspettando. Fra grida, non hai niente da perdere, qualcuno ti sentirà. Che il tempo qui non lo sai spendere, ma sai che forse ti servirà. Grida, non hai niente da perdere, qualcuno ti sentirà. Che il tempo qui non lo sai spendere, ma sai che forse ti servirà. Yeah. È mio fratello una vita per lavorare, ma non vale fino a quando non la puoi più manovrare. Questa voglia di rivincita ti tiene vivo, ti incita, finché ti porta a divorare. Sai quanti discorsi inutili, situazioni da starsi muti, sì, faccia da schiaffi, prenditi gli ultimi. Questi vogliono che cadi, ma sognano una Cadillac. Nati qua, io non mi prendo quello che capita. Hai tutto questo per sempre, gli amici stai pronto a perderli per sempre. Vuoi dimostrare qualcosa? Dimostra a te stesso che lo puoi fare. L'affare e non fare affari con chi vuole fare. E non mi sbaglio se penso di avere tutti i torti. Rimani squalo in un mare di pesci morti. Mi hanno tradito e mi hanno detto lo faranno tutti. Tu perdonali e lasciali tra gli appunti. Appunti. Grida, non hai niente da perdere, qualcuno ti sentirà. Che il tempo qui non lo sai spendere, ma sa che forse fra gli servirà. Grida, non hai niente da perdere, qualcuno ti sentirà. Che il tempo qui non lo sai spendere, ma sa che forse ti servirà. Grida, non hai niente da perdere, qualcuno ti sentirà. Che il tempo qui non lo sai spendere, ma sa che forse ti servirà. Yo, speak up.
Yo, DJ Tuck, sì, sulle mani, dai, canta in setta. Yeah, yo, 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 sì, P.A. City. Yo. Grazie. Grazie. Spica. Ciao Spi. Ciao. Mamma mia. Aspetta, che io prendo, energia. Chi sto vinci? Basta con questa Digitas. Storia. Chi sto bravo è. E lo so. E basta. Basta. Tu puro. Che faceva tutto? No. Pigiavo play. Ah. Allora. Mamma mia. Allora. Non ridete, per favore. Perché ragazzi, la incentivate, la incentivate. Troppo dunque, forte. Basta. Like the mind. Gianluca Giudici, grazie. Allora, devo stare attento a dirlo perché ovviamente a me lui sembra un rapper fatto, ma non fatto in quel senso. Sì, piano. Ma, lo so che mi viene a dire sapere. Però, però è vero o no? È vero o no? Dai, molto estremamente professionale, domina il palco, si capisce bene, fa un rapper pulito, ho capito parola per parola, dalla prima grazie. All'ultima. Veramente, lo dico con grazie. Ernesto Cerrito. Volevo elogiare anche DJ Taz che stasera ci ha fatto sentire quello che era richiesto. Qualcosa grazie. Di quello che era richiesto sul ritornello. Quindi bravi, bravi davvero. Pezzo grazie. Molto gradevoli. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Ragazzi. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata. Buona serata. Okay, vai, ma ve ne andate, rimanete qua. No, che ve ne andate, buona serata, ci siamo andati. Ok. Andiamo dunque, avanti? Basta con questa storia. Basta. No, mi sono da seconda fila canuccio. Per favore, ti prego. Per favore, ti per prego. Favore, leva questo, dai, ti smettila. Per favore, per non dire mi fa segno di fare shh. No, okay. Io sogno proprio i cosi le di no Donatello ti prego io i cosi le ascolta tu non sei quello che ci piacciono i giochi quelle no con le... ma che cinture ma a chi ci piacciono questi giochi i giochi San Tommaso no sì, San Tommaso certo. Non è San Tommaso ascolti non San è... Tommaso allora, la prego è un momento è serio è Sadomaso Sardo e Maso no sì. No quale Sardo allora vi prego scusate un attimo allora per favore, a proposito di Sardo perché abbiamo un ospite l'ospite sì. Che ha vinto lo scorso festival ti devo però interrompere un attimo perché prima mentre preparano io dovrei scendere un attimo giù posso venire con te? Preferirei di no però se vai perché vai. Sto andando all'assessore quindi occhio e io canuscio no, non lo conoscere no. No, tra l'altro manco questo pure sbagliato assessore vi prego accompagnalo accompagno rimango io qui accompagnalo vorrei sentire velocemente perché la scaletta è piena assessore come la va? Tipo festival di Sanremo sì poi lei sobria nella discesa assessore prego si facci vedere lo so ma che mi devo fare fare battuta a me mi fa fare sull'assessore su lei stessa. Assessore Campione, buonasera. Sì, un applauso all'assessore. Si può girare. Ma smetta di essere aggressiva. Ma si mette così. Ma no, si no, sta mettendo no. Lei però. Volevo dire nuggio. Ma smetta, per favore. Assessore, allora, due parole. L'impegno dell'amministrazione quest'anno, ogni anno è sempre una cosa un po' turbolenta, però alla fine il festival è il festival. Noi siamo qui, c'è anche l'amministrazione questa sera rappresentata da lei, dall'assessore di Erna, dall'assessore Riggi. Le lascio il microfono, due parole, tutte per lei. Ma l'amministrazione c'è, ma c'è per sostenere un festival che comunque caratterizza la città. Ma non lo dico per... No, ridono per lei, ridono per lei. No. Ragazzi, vi prego. Questo non lo possiamo dire. No. È soggettivo. Ti prego, Belen, per favore. Ora fa, sei un momento istituzionale. Belen, basta. Mi siedo io, va. La nostra presenza comunque è dovuta, ma non perché dobbiamo esserci per l'amicizia per Tony, perché l'istituzione deve essere accanto a questo festival. Dicevo che comunque esprime l'identità di Caltanissetta, esprime noi seni, esprime la voglia di andare avanti, esprime la musica. Poco fa qualcuno diceva che la musica unisce, ma non unisce soltanto i popoli, unisce le generazioni, unisce il modo di lavorare tra di noi, unisce l'istituzione con chi vuole fare imprenditoria. Dobbiamo sempre modellare meglio questo nostro rapporto e questo ci accingiamo a farlo con Tony Maganuco, a cui riconosciamo veramente una grande capacità di svolgere la sua attività. La faremo sicuramente il prossimo anno, ma già quest'estate abbiamo dei progetti. Grazie all'assessore, grazie. Belen, grazie. Per favore. Belen, che c'è?
No, ci stava il finale, la vogliamo la pagina nel mondo e andare a Miss Italia. Ma dai, ti prego, dai, bene, no, veramente, dai, ragazzi. Simpaticissima, scusate le spalle di nuovo. Dai, così lei dire, lei dire. Sì, però sarebbe opportuno in talune occasioni usare un po' di tatto, di diplomazia, sì. Devi essere empatica. O addirittura tacere. No, allora. No. Forse non la prendono per l'altezza. No, 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 sì. Smetta, per smettila. Favore, per favore. Non si fanno queste battute. L'ha detto lui stesso. Sì, prima. Però, sì, ok, ti ma prego. Lei non gli mette il carico, ciao. Come si dice. Allora, è il momento. Di Venezia, se hai bisogno. Ma ti prego, dai. È il momento dell'ospite, è una ragazza straordinaria che l'anno scorso sì. Ha vinto il festival, una sì. Bravissima artista, una voce no, no, non partecipa, ha già vinto l'anno scorso, basta. Ah, pensaci tu Toto che sono stanco. Signore e signori, torna da vincitrice in carica Vittoria Sardo. Buonasera. Preparazione. Volevo iniziare dicendo semplicemente che non ho la presunzione di essere una chitarrista professionista, semplicemente mi piace esprimere la mia passione per la musica in tutti i modi che mi sono possibili. Grazie. Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementare se no. La donna è donna e tu una donna sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me finché vuoi, che da mangiare c'è. Insieme a te sto bene, tra le braccia tue così. Adesso non parlare, anch'io sai. Grazie. Questo brano invece è quello che mi ha portato a vincere questo bellissimo festival l'anno scorso e proprio per questo vorrei ringraziare Giacomo D'Agostini, Corrado Sillitti e Maria Angela Rizza per aver lavorato con me a questo brano. Grazie. Silenzi
e non lascio la mia via per trovare la poesia che c'è. Fermassi gli attimi, forse mi libererai, urlerai. Giro intorno e non capisco che ora l'aria è l'anima che nasce dentro il mondo. Va, io mi accorgo che Grazie. Bravissima Vittoria. Ho quasi paura d'essere solo. Allora, forse addirittura. Forse, no, per, ce la facciamo perché avevo una figura femminile inquietante che poco fa la nostra. Allora, Vittoria, la domanda classica d'obbligo, quasi segnata da Scaletta. Hai vinto il festival e poi Castrocaro finali e guarda caso in giuria c'era il nostro presidente, anche perché che emozione è stata, cioè come avviene questo percorso, come no, il presidente, no, il vicepresidente, no? C'era. Sardo, ti ricordi? Sì, assolutamente sì. Però, caro, io non ero in giuria. Sì, non era in giuria. Essendo direttore artistico di Castrocaro, non posso essere un giurato. Mi sono sopra le parti, ho controllato e la Sardo mi è molto piaciuta, tu lo sai. Non te lo dico qui stasera perché è la verità. Grazie, grazie mille. Lo sapevamo, l'abbiamo chiamato in causa appositamente. Com'è l'emozione di arrivare alle finali di Castrocaro, cioè vivere questa tipologia di competizione? È un'esperienza veramente molto molto bella e molto molto formativa, anche perché ti abitua a comunque a cantare davanti a un pubblico che non ti conosce completamente. Non è cantare come davanti alla tua città, davanti alla gente che comunque ti conosce. È viaggiare per tutte le tappe di questo bellissimo concorso è stato sia estenuante ma allo stesso tempo molto molto divertente, perché io, mia madre e la mia insegnante di canto ci siamo imbarcate, diciamo, in questa avventura. E essendo arrivata seconda in tutte e due le tappe sono molto soddisfatta, ma evidentemente non ho avuto quel trampolino di lancio per passare, ma comunque cerco sempre di migliorarmi, quindi comunque è stata una bellissima esperienza. Mi permetto di dire, De Coubertin diceva l'importante non è, vabbè, niente, lasciamo stare. I tuoi prossimi progetti? Cosa bolle in pentola? Mi sto preparando per le audizioni di X Factor che saranno la prossima settimana, appunto, a Napoli. Allora, quindi allora, chi dovesse votare, il numero di Vittoria è 0143. No, non è vero, non è vero. Salutiamo questo pubblico meraviglioso. Io ti terrei qua, però so che il tempo è tiranno. Lo so. Devi andare. Devo andare.
come Marco, ma tornerai. Vabbè. Un abbraccio. Grazie a tutti. Grazie a Vittoria. E allora salutiamo la straordinaria e anche la dimostrazione che... Allora Belen, hai visto, si parte da Caltanissetta. Chi sta vinci? No, allora, intanto ha già vinto, ha già vinto. Poi si parte da Caltanissetta, vedi, si vola a Castrocaro, si può arrivare a Sanremo, si può arrivare ovunque. Tu dove vorresti arrivare? A casa. Sugno stanga, c'hai un scorrimento veloce da fare. Stai attenta perché in quelle zone i ponti crollano sovente, ora non vorrei capitasse qualcosa, però... Andiamo avanti, allora tocca sempre a te, io ti cedo la cartelletta in modo che hai la possibilità di leggere il prossimo concorrente perché torniamo alla nostra gara. Il settimo concorrente è Luigi Salvaggio. Perfetto, bravissima. Sera. Chi sto vinci? Lo sappiamo. Chi sto come tra si o vinci? No, non le dire le volgarità. Da quinta, Giosino. Con il silenzio delle stelle, Luigi Salvaggio. A posto, grazie, possiamo andare. Eh? Andiamo. Cade questa notte, la luna che si apre. Il cielo che mi mostra le sue ali macchiate, il vento che riappare come una devota suora, nella sua preghiera una nota sola, il silenzio delle stelle, la luce che ne rimane, raccontano una storia che una mano lenta scrive, per questo io contemplo la voglia di chi vive. E con le mani giunte io proverò a pregare, mentre quel silenzio lo lascerò tacere. Tu prendi le mie mani, andiamo verso quei pianeti, in bilico tra i sogni e quello che non vedi. Volare senza ali noi l'abbiamo fatto, la notte mi ha sorpreso, scacco matto. Bagno i miei occhi al sapore di un colore, castano come l'autunno e giallo come un fiore. Eclissato, pensiero spensierato, il paradosso è ciò che noi abbiamo ereditato. Dio o ragione, odio o amore, la divisione si trasforma spesso in sottrazione. Volare senza ali noi l'abbiamo fatto, la notte mi ha sorpreso, scacco matto. Bagno i miei occhi al sapore di un colore, castano come l'autunno e giallo come un fiore. Scrive, per questo io contemplo la voglia di chi vive. E con le mani giunte io proverò a pregare, mentre quel silenzio lo lascerò tacere. Tu prendi le mie mani, andiamo verso quei pianeti, il bilico tra i sogni e quello che non vedi. E baciarsi un po' più forte e guardarsi da vicino, fare come una madre con il suo bambino e sorridere alla vita perché è l'unica che abbiamo. Un fiocco di neve cade e lento dirsi ti amo. Luigi, eccoti qua. Luigi, ciao. Salvaggio. E torniamo nella nostra... Ma che è? Fan club, lo dici pure. Ho sempre amato le famiglie numerose, è una cosa che ci riempie di gioia. Giuria,
E allora Gianni Herrera. Gianni. Devo dire solo bene, perché è un testo molto bello ed è una versione di un cantautoriato moderno che a me piace molto ed è una bella cosa, bravo. Grazie. Veramente bravo. Grazie. Cardillo, il nostro Cardillo. Il nostro Cardillo è brutto così, eh? Eugenio, dai, ti sei fatto prendere io dalla già benenite. Ho fatto i complimenti quando l'ho ascoltato per la prima volta, ti rinnovo i complimenti, sei bravissimo, il brano è meraviglioso, bravo. Grazie Luigi. Grazie Luigi. Di là. Il momento dell'ultimo concorrente. Sì, e quindi chiudiamo la gara in pratica. Sarà poi quei momenti pieni di passione e adrenalina che piacciono a noi. Ottavo ed ultimo partecipante, concorrente della sezione inediti, Manlio Colasberna. Ciao Manlio. Buonasera a tutti. Leggilo uno tu che non ne leggi mai. Ritrovarsi, Manlio Colasberna. In bocca al lupo Manlio. Solamente un po' di te, le mie domande sulla vita, i miei perché, le tue risposte, la saggezza ora dov'è? Ti prego tempo torna indietro e riavvolgi il nastro, fai ripartire dall'inizio questo nostro viaggio, fai che la morte non sia più parte di questa vita, ridammi indietro chi mi ha tolto che non sia finita. Ti prego ancora di non farmi mai dimenticare chi mi ha cresciuto e mi ha guarito quando stavo male, chi ho accudito mentre la sua memoria sfumava, da qualche parte so che un giorno noi ci rivedremo. Ci si ritrova a dover dare il proprio addio a persone che non avresti mai abbandonato. Qualcuno dice che sia come rinascere, che sono le esperienze che ti fanno crescere. Ma vorrei darti un ultimo grande saluto. Tu non mi puoi ascoltare, ma sappi che ti ho creduto. Quando dicevi di amare chi ti stava accanto, sto ricambiando e su quel letto adesso cade il mio pianto. Prego tempo torna indietro e riavvolgi il nastro, fai ripartire dall'inizio questo nostro viaggio, fa che la morte non sia più parte di questa vita, ridammi indietro chi mi ha tolto che non sia finita. Ti prego ancora di non farmi mai dimenticare chi mi ha cresciuto e mi ha guarito quando stavo male, chi l'ha accudito mentre la sua memoria sfumava, da qualche parte so che un giorno noi ci rivedremo. E ci si sente un po' soli, l'assenza fisica distrugge, un vuoto da riempire, un pozzo senza fine. E stare un po' da soli, ritrovarsi nei pensieri, parlarti nei miei sogni, ti sento più vicino. Tempo torna indietro e riavvolgi il nastro, fai ripartire dall'inizio questo nostro viaggio, fai che la morte non sia più parte di questa vita, ridammi indietro chi mi ha tolto che non sia finita. Ti prego ancora di non farmi mai dimenticare chi mi ha cresciuto e mi ha guarito quando stavo male, chi l'ha accudito mentre la sua memoria sfumava, da qualche parte so che un giorno noi ci rivedremo. Ci rivedremo.
Maglio, Maglio con la sberna, ciao Maglio. Ciao Maglio. Complimenti. Andiamo in giuria. Sì. Andiamo in giuria. Gli ultimi due erano quelli con le famiglie più numerose, facciamo bene, sì, a tenerli alla fine. Sì, un sacco fine. Di fratelli. Il nostro presidente ci indica chi deve parlare, quindi c'era Ernesto che voleva parlare. Ah no, scusa Giuseppe, no, Ernesto, vabbè, Giuseppe, uguale, Ernesto, Cardillo, la Messina, giudici. Dite voi. Fate voi, testo crocio. Bravo Maglio, a me il testo è piaciuto, mi piace anche il pezzo. Devo fare però un appunto, ma non è a te. C'è in questo pezzo un uso smodato di questo reverse che è fastidiosissimo. Io mi permetto di dirlo perché so che sarà ascoltata questa piccola critica. Il reverse, il pezzo a me piace, tutto, bravo tu, bello il brano. Ma c'è questo suono che è ripetuto esageratamente fastidioso. Almeno questo è il mio lo pezzo. Diminuiamo. Grazie. Bravo, eh? Grazie. Radars. Giuseppe? Vai, sì, vai. No, io rinnovo i complimenti fatti già l'altro ieri. Per la voce, un solo consiglio. Respira, per il resto il brano è meraviglioso. Bravo. Grazie. Okay, presidente, noi chiudiamo la gara. Va bene? Ok, Maglio. Grazie Maglio. Arrivederci. Ciao Maglio. Congediamo la giuria che deve ritirarsi per deliberare la classifica finale. Applauso per i nostri giurati, grazie. Piano, ok. Andiamo adesso a chiudere e c'è anche il saluto con Radio CL1. Sì, anche avete Radio CL1. Ah, Vittoria. Noi eravamo con noi, avevamo l'ospite. Progress, vabbè. Capito? Con cioè, avevamo l'ospite. Vabbè. Per ora l'ospite si siede. Passa qui, non è il momento del sardo, il sardo lo facciamo poi. Salutiamo. Siamo stati nominati. Buonasera. E allora buonasera. Ragazzi, siamo bentrovati. Arrivati alla fine. Quindi questo è l'ultimo intervento, nel senso che dopo voi continuerete, ma noi... Noi continueremo anche a leggere i messaggi che stanno arrivando, insomma tantissimi complimenti dal resto dell'Italia, tantissimi dall'estero, perché grazie all'applicazione e al sito radiocl1.it, da dove ci ascoltano in streaming, stanno vedendo e ascoltando più che altro il festival, anche oltreoceano. Diciamolo pure, è anche una bella opportunità perché avete avuto fiducia in noi quattro che ci siamo messi in gioco dopo 3 anni di stand-by, allora un grazie a chi ha creduto in noi. Perché ci avete dato questa possibilità e grazie. Quindi grazie. E poi un passetto avanti a quei due ragazzi. No, c'è anche Mario. Perché la squadra dei moschettieri è al completo, 3 compagni di viaggio e io come quota rosa, la quotona rosa, e loro 3. È stato veramente molto bello, quindi volevo chiudere anche con questa nota positiva, guardate... Cioè... Parla solo Anita per noi non possiamo dire nulla. Ci è l'unica donna, nulla. Ragazzi, ho gestito questa grazie cosa. E complimenti a Totò, Donatello e Alessandro. Complimenti a voi, siete stati bravissimi grazie, questa prima esperienza. Per il vostro impegno e per il vostro divertimento. Chi ascolta la radio si diverte, lo sappiamo. E noi di questo siamo felici. Belle emozioni, peraltro ulteriormente condivise, perché da qui sono passati e stanno continuando a passare tutti i partecipanti del Festival di Caltanissetta, per lasciare anche radiofonicamente ai nostri ascoltatori l'emozione che hanno appena ricevuto da questo pubblico splendido che questa sera ha riempito il teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Grazie ragazzi. Grazie Radio straordinario. CL1, Anita Donisi, Mario Scarantino, Fabrizio Scalabrino, Marco Micicche e il coordinamento tecnico di DJ Gianluca Rizza, Extra Large. Ciao Vittoria, TCS qui, a posto? Idratano bene. Okay. Il fatto Nissan è lì, insomma siamo coperti da... Ma allora... Che sta facendo? Ah? Che sta facendo? Lo spuntino. Cioè lei un minimo anche di dignità o comunque di amor proprio per se stessa, per il fatto che siamo in un teatro. L'ansia per il ruolo di questa sera. Niente? A quale ansia, Sha? Io abituata ci sono ai travestimenti. Lo vedo. La smetta. Abituatissima. Vediamo che... Io faccio un sacco di ruoli. Tipo? Ma smetta. Io c'ho un cliente. Basta con sti clienti. Basta. Si commogli. C'ho un cliente. Sì. Che è un professore di lettere. Cos'è? Un professore di lettere. Professore di un italiano. Un professore d'italiano. Ah, no. D'italiano, ok. Sì. Che mi vuole sempre vestita di leopardo. Come di leopardo? Cioè così?
prendilo, il poeta che druimeruto. Giacomo Leopardi, la Giacomo Leopardi. Non prenda in giro i nostri artisti. Non prenda in giro i poeti, Giacomo, i mostri Leopardi. Sacri della letteratura italiana. Il druido mi chiama A Silvia, un capalora. Come? No, non è tipo hashtag, è A Silvia, è separato. A mia attaccato mi chiama, A Silvia un capalora. Lei come fa? Poi mi recita l'accetto solitario. Cosa? No. L'accetto solitario. Il passero solitario vorrebbe dire. La prego. Cioè, il passero non gli sembra accetto? No! Allora, e ti... poi? No. Per favore, è una serata difficilissima. E poi mi spoglio. Che vuol dire poi mi spoglio? Ah, poi ce n'è uno, questo qua. Ma poi sta mangiando. Abbiamo problemi. Anche noi. Cioè abbiamo problemi di comunicazione. Anche noi. Perché lei. È sordomuto. Come sordomuto? Ah. Ma come comunicate? No, scusi. Che a Morse. Ah, col codice Morse. Tipo radio. A Muzzucu. No. Come Muzzucu? Allora, l'altra. No, veramente. Allora, vi prego. Ci prendiamo a Morse e poi mi spoglio. Mi spoglio. Ah, poi ce n'è un altro. Questo qua. Sì. Non mi piace tanto assai. Però è sempre cliente. Questo qua ci piacciono le ragazzine. No, piano. Purtroppo sì. No, purtroppo. È pirofilo. Sì pirofilo. Certo. Lo fate nel forno, cosa dice? No, nel letto, normale come agli altri. Allora, io mi vesto di marinaretta. E poi. Graziosissimo. Mi spoglio. Bravo, ciao. Allora. Sempre gioco in mapparata. Allora, ti prego. Dobbiamo. Ascolta, allora, dove sta andando? Dove sta andando? La prego. Io ho avuto più clienti e ho interpretato più personaggi. Sì? Che è un'attrice di Hollywood. No, io per i miei clienti ho stato una. Cosa nessuna e 100.000 lire. No. A posto, venga qui. Questo è i tempi della lira. Ora costa euro, c'è una crisi. Vieni qua, a leva di Pirandello. Noi siamo, vediamo che c'è l'espressione della crisi. Come che Pirandello? Un poeta di Agrigento. Che è di questa zona? Di Agrigento. No, scià, con l'extracomunitario. Non è extracomunitario. Non gli toglie la sedia che pure cade e finisce. Allora, noi dobbiamo andare perché adesso... Ascolti. Piano, puoi evitare di mangiarmi davanti che già ha sgraccato la posta. La prego. Allora, dai, forza. Allora, lo sa chi c'è adesso? Li abbiamo attesi, no? Sì, però piano. Sedia munita. Sì. Dai. Noi abbiamo gli ospiti veri, adesso ci sono però. Ah, e cos'ho? Come piano. Stia calmo. Sono un fenomeno del web, ma non solo, perché adesso sono andati anche molto oltre il web. Li abbiamo avuti 2 anni fa su questo palco. Tornano anche oggi. Pulita, per favore, signora, come si chiamava lei? Belen. Sì. I soldi spicci li conosce? Cos'ho? I soldi spicci li conosce? No, c'ha i soldi giusti, ma da dare. No, smettila, quale soldi? Usciamo. Signore e signori, basta. Fuori, signore e signori, lasciamo il palco ai soldi spicci. Buonasera. Tutto bene? Già state dormendo? Com'è? Dai, a posto? Poco fa abbiamo fatto un'intervista. Come va? Come sta andando? Beh, Maria, ci sono genitori incazzati proprio neri. I giudici se ne sono andati già. Bene. È il secondo anno che noi veniamo, siamo veramente contenti. Quanti di voi c'erano 2 anni fa quando c'eravamo noi? C'eravate. Bene. Allora, facciamo un po' di domande, perché noi, insomma, ci piace sempre un po' conoscere il nostro pubblico, per esempio. Quanti di voi ci conoscono? Domanda sempre. Bene. Ok. C'è, bene. Quanti... Quella signora, è tutto bonito. Signora, quanti invece di voi non ci conoscono? Stronzi. Andate a casa, per favore. Scusatelo, così è lui, spontaneo. No, va bene. Allora, insomma, ci presentiamo, anche perché, insomma, noi veniamo da questo mondo dei social, veniamo dal mondo di Facebook, e da quando facciamo video su Facebook la gente ci riconosce per strada e ci fa anche un po' impressione, no? La gente dice, ma io sono di spiccio, ma basta! Poi queste reazioni un po' ci fermano per strada e si vogliono fare le foto con noi, ed è una cosa meravigliosa, solo che ci chiedono di farci le foto i ragazzi. E i genitori che fanno le foto ai loro figli la fanno tutti con la stessa espressione, dal tipo, ma questi cucazzo su, ma questi chi sono? Poi la cosa bellissima è che la gente, no, ultimamente ci vuole sempre regalare, offrire qualcosa, è una bellissima sensazione. L'altro giorno siamo entrati in farmacia e il farmacista ci fa, ma che cosa vi posso offrire? In farmacia? Mi lasci ruochi, 4 tachipirine, io non lo so, sono un po' imbarazzato. La cosa
La cosa più assurda è che ci incontrano, no, ci incontrano per strada e i complimenti più frequenti che ci fanno vanno prima ad Anna Andrea e dicono: no, Anna, ma tu di presenza, ma sei ancora più bella, cioè sei proprio bella. Poi vengono da me, dice: Claudio, tu di presenza sei più simpatico, meglio che non lo diceva. Una cosa bellissima che mi è successa l'altro giorno è che mi ha fermato una ragazzina con sua madre e la ragazzina: Maria Anna Andrea! E la madre: ma questa chi è? Violetta! Esatto, no. Allora, no. No, non è Violetta, noi insomma facciamo su Facebook, facciamo video di coppia. Sì. E la domanda che ci fanno più spesso, magari anche voi, chi ci segue, se la fa più, dice: ma i soldi spicci stanno insieme, sì o no? Allora, la risposta è sì, stiamo insieme, e così diamo questa comunicazione a Caltanissetta questa sera. Purtroppo. No, sì, come, purtroppo no, siamo insieme. No, no, è una fortuna. Perché io me lo sono chiesta, dico: ma com'è che da piccola sognavo il principe azzurro tutto bello, muscoloso? E mi sono andata a prendere lui. Quindi chi è? Chi è? Cioè, fa paura. Lui! Quindi chi è? 50 kg vestito! No, no, non è bello, lui. non è bello. Cioè, ma... Lui che è un uomo senza culo. No, non è vero, c'è. Questo non è culo. No. Questo... questa è la colonna vertebrale che a un certo punto si divide. Queste due non sono chiappe. No, questi sono due iPad. Mi sa qua. Infatti ho caco con l'applicazione. Io... No. Giuro. L'hai caco, che no. basta. Stiamo cadendo in basso. Riprendiamo. Vabbè, quindi insomma stiamo insieme, sì. Perché vuoi o non vuoi, poi il tuo principe azzurro è come lo sognavi, non è, insomma c'è l'amore. Sì. E l'amore si riconosce da delle cose semplici. Sì, no? Tu ti rendi conto di essere innamorato perché ti vengono le farfalle allo stomaco, sì. Il cerchio alla testa, il nodo alla gola, che tu dici: oh, sono innamorato. O vai a fare un attack perché non sto benissimo. Giustamente. E la gente che vede, insomma, che ti guarda, capisce che sei innamorato per come mandi messaggi. Sì, vero, vero. E li mandi esattamente con questa espressione intelligentissima. Invia. Che la gente che passa e ti vede dice: oh, questo è innamorato. O si sta prenotando un attack, perché è sempre lo stesso motivo. Ora, quando uno è innamorato, quello che vorrebbe fare è passare tutta la vita con la persona che ama. E noi ci siamo chiesti: ma ci dobbiamo sposare, sì o no? E noi abbiamo un po' un nostro punto di vista sul matrimonio, perché in realtà oggi il matrimonio è diventato un po' una cosa vecchia. Quante persone sposate ci sono? Mica nessuno? No, cioè, non è che nessuno, si vergognano. Si nascondono. Non lo sopporto. Va bene. C'è qualcuno sposato. Oggi sposarsi è diventato un po' una cosa vecchia. Sì, oggi la gente si sposa soltanto per cambiare la foto profilo di Facebook. Esatto. D'estate poi non ne parliamo. D'estate si sposano tante di quelle persone che se tu provi ad aprire Facebook ti arrivano i chicchi di vista in faccia. Cioè, pum, ma che è? Cioè, così... Ora, parliamo di questa tradizione del lancio del riso, sì, fuori, sì, dalla chiesa. Ci immaginiamo questi sposi bellissimi che escono dalla chiesa tutti felici, angelici, contenti, escono e trovano gli invitati con questa espressione che fanno così. Ci sono pure quelli che lo lanciano così. Cioè, Claudio? Il riso soffiato, questo. Scusatelo tantissimo. A lui piacciono queste battute. E allora noi siamo andati a fare una ricerca su, sì, questa, sì, tradizione del lancio del riso. Abbiamo scoperto che è una tradizione di origine cinese, sì, perché in Cina il riso simboleggia abbondanza. In Cina? Ma in Italia? In Sicilia? Un riso? Non è che simboleggia abbondanza. In Sicilia simboleggia ospedale. Cioè... simboleggia che stai male, ti è venuto l'acetone e tu ti mangi un riso in bianco. Poi ci chiediamo perché vanno a finire male i matrimoni, se ci mettiamo a così, se l'abbondanza... Cioè, in Italia il simbolo dell'abbondanza non è il riso, in Italia il simbolo dell'abbondanza è la pasta. Esatto. Quindi vogliamo fare un augurio ai nostri sposi? Tiramoci lasagne! Beh, pugni così di salsa, sì, besciamella, così, cioè, no, perché sennò alla sposa si sporca l'abito bianco. L'abito bianco. Ah.
nel 2017 c'è ancora chi si veste in abito bianco segno di purezza. Ah, 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 ah. Che nel 2017 manco pa prima comunione se la veste a mettere l'abito bianco. No! No, e lo dobbiamo dire. E poi c'è un'altra cosa che io non sopporto del matrimonio, che sono queste sposine che ci partono col countdown un sacco di tempo prima. Meno 800 giorni più bello della nostra vita, meno 500 giorni più incredibile della nostra vita, meno 225 il giorno più speciale della nostra vita. Fra, appena si sposano che cosa ti dicono? Sai, di quel giorno non ci ricordiamo niente. No. Ma soprattutto? Noi non abbiamo mangiato niente. No, quanto avete speso? 25.000 euro. Ma siete pazzi! Ma siete pazzi! Cioè io dovrei spendere 25.000 euro per non ricordarmi niente e lasciare digiuno? Ma siete pazzi! Cioè io con 25.000 euro mi mangio come minimo 5.000 barattoli di Nutella. Però poi ti passi una settimana al cesso. Però poi me la ricordo. Non è che... Così, così. E allora, come avete capito, noi non ci siamo sposati, noi non siamo sposati, però siamo andati a convivere. No. Anche perché si sa, quelle persone, quelle coppie che si sposano, se da una parte ci sono una coppia che si sposa, dall'altra parte del mondo ci sarà un avvocato che acciappa champagne, perché già avanti, già avanti, già avanti. Noi siamo andati a convivere e quando vai a convivere, insomma, devi cercare la casa. Sì. E cominci a imparare dei vocaboli con cui non avevi mai avuto, insomma, un ottimo rapporto. Vocaboli terribili, vocaboli tipo... affitto. Brutta, brutta parola, affitto, brutta parola. Io l'unica cosa che avevo affittato fino ad ora erano i campi di calcetto e con la differenza che i campi di calcetto l'affitto ce lo dividevamo in 10 ed eravamo contenti. Ora l'affitto l'avevo in 2 e mi veri chianceri proprio brutto. Però dobbiamo dire pure che insomma i nostri genitori ci danno una mano economicamente. Vero, vero. I miei genitori per esempio per ora mi danno 400 euro al mese, insomma, come... No, i miei me ne danno 800. I tuoi ti danno 800 euro al mese. Amore, lo sai, i miei genitori sono separati, quindi 400 euro mia madre e 400 euro mio padre. Queste sono fortune, queste sono fortune. Queste... No, che i miei genitori ancora stanno insieme perché si amano. Ma chi cazzo si amano, dico io non lo so. Si amano. Si amano. Insomma, noi non siamo andati a convivere. No, non siamo andati a convivere. Siamo andati a convivere e appunto abbiamo avuto a che fare con parole ancora più assurde, sì, no? Per esempio la parola vano. Cioè, ma che parola è? Cioè, io lì il cervello sarà andato in tilt, no? Perché tu dici... Signor Casisa, di quanti vani la vuole la casa? Quanti? Vani. La parola è vano. Ma guardi, io ho solo un amico che si chiama Giovanni. Se viene, no, signor Casisa, quanti vani nella sua casa? Quanti vani vuole? Ah, l'ho capito. Vai. Io ho due vani. Questi sono due vani. Da piccola mia madre mi cantava sempre: batti vanine che viene, papà, porta così nel senso. Quindi, poi ho due bambe, tanti vapelli. Signor Casisa, vuole un trivano, un bivano. Sì, un bivano letto, se fosse possibile. Che se viene Giovanni, almeno nel bivano letto. Il vano è la stanza. E allora. Ora chiamate la stanza, che è il suo vano. Non è che quando io ero piccolo e mia madre mi metteva in punizione e mi diceva vattene nel tuo vano. No, mi diceva vattene nella tua stanza. Oh santo Dio. No, questa è blasfemia perché lei in questo momento sta usando il nome di Dio in vano. Quindi sta attenta a quelle parole che io ci tengo. Scusate. Quindi insomma siamo andati a convivere. Ecco. Insomma siamo arrivati a casa, abbiamo aperto il frigorifero e non abbiamo trovato niente. Sì. Quindi la prima cosa che fai quando vai a convivere è la lista della spesa. Sì. E la nostra prima lista della spesa, veramente ve lo giuriamo, è andata più o meno così. Beh, un tavolo più leggero non c'era, vero? No, questo per aumentare le difficoltà. Dice che è tavolo, dice che va bene. Allora, la nostra prima lista della spesa, non stiamo scherzando, è andata realmente così. Amore! Sì, amore, aspetta un attimo. Amorino. Devo prendere la penna. Amore, aspetta, amore. Titolo, prima ci vuole il titolo. Lista della spesa, svolgimento. Amore, non è
un tema, dai, facciamo le stesse cose. Allora, ci servono innanzitutto le cose essenziali che giusto, ci mancano. Giusto, per essenziale, 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 sì. Intendiamo subito. E Nesquik, l'acqua? Patatine, cioccolata e Nutella, subito. Amore. Ma è Nesquik. Amore. Nesquik. Amore. Amore, prima c'è su Nesquik e poi c'è se tu nasci a casa, va bene? Amore, ti prego, cibi da adulti. Hm? Giusto, e allora aggiungiamo il whisky. No, no, amore. C'è la doppia V, è adulto, il whisky. Non ce lo possiamo permettere, il whisky, costa troppo. Ma noi dobbiamo comprare un whisky che costa poco, un whisky da strada, da marciapiede, un bourbon. arriva dopo, però arriva. Amore! Sappi che io. Che stavi dicendo? No, c'è uno che fa. Oh, bello, non capevo. Amore, sappi che io ti concedo una battuta di merda al giorno. Vabbè, sono stata chiara? E allora la battuta, quella sui cani amanti della musica rock, te la dico un'altra volta. Perché che... ci sono cani che amano il rock? Il Rockshire, amore. Ti prego. Basta. Ma è possibile mai che se fosse per te mangeremmo soltanto schifezze tipo McDonald's? Amore, non comincia perché tu mi vorresti dire che al McDonald's si mangiano schifezze? Bravo! Oh, vedi? Caccia un unchiommato come al mio, vedi? Cioè tu mi vorresti dire che al McDonald's, cioè tu mi vorresti dire che il Big Mac menù con patatine fritte, ketchup e McNuggets affogati nella salsa barbecue sono schifezze? No, amore, no, quelle schifezze, è tutta salute. Vero? Ma è possibile mai? Infatti, cioè. Ma lo sanno tutti che al McDonald's non si sa quello che si mangia, perché il pollo del McDonald's che è veramente pollo. Allora, amore, non cominciamo con queste teorie astratte, va bene? Perché il McDonald's è come una fede. Tu a Gesù l'hai mai visto? No. Ah. No. Però ci credo. Il McDonald's è preciso. Io il pollo non l'ho mai visto, però ci credo. Amore, ti prego. Possiamo cominciare, veramente? Cominciamo. Allora, in questa casa non può mancare assolutissimamente il tofu. Tofu? No. Ce lo dobbiamo mangiare ora, noi ora. Il tofu. Come si prende? Con la trappola per tofi. Ci sui tofolini in questa casa, amore? Io ho paura di tofolini, amore. Io ho paura. Il tofu è un alimento che viene dalla Cina. È un tipo di caio vegetale. E noi mangeremo caio a colazione, caio a pranzo e caio a cena. Amore, fino a quando non mi romperò il caio? Ci possiamo provare, amore, Possiamo continuare, amore? Continuiamo. Poi non può mancare assolutamente il kamut. Amore, quello si è estinto. Amore, quello era il mammut. Giusto, scrivo mammut. Farina. Farina di mammut. Farina di kamut! Che cazzo è su kamut? Scrivi farina! Questa la conosco. Farina! Questa famosissima, famosissima fin dai te. Farina. Di farro. Sapevo, c'era il trucco prima. Dai, amore, il farro lo conosciamo tutti. No, hai ragione. Il farro è famoso. È famoso quello, il guardiano. Il guardiano del farro, amore, che sta sul mare e che sta attento alle navi. Che c'è. Te lo dici da solo? Cretino. Che c'è. Bravo, cucciolo, bravo. Poi non può mancare assolutamente il muscolo di grano. No, ma me ne vai. Ma cioè, no, ma io, no. Ora c'è un grano che se ne va in palestra, amore. Ora c'è un grano che se fa la cicletta, amore. Come annesce di sta farina? Bummeata, amore, bummeata. Dai, amore. Amore, guarda che il tofu, il farro, il kamut sono alimenti buonissimi, sono ben di Dio. No, lascia stare, che se io dovessi andare da Dio, dico, Dio, aspetta un momento, dico, Dio, senti una cosa, ma tu questo tofu, farro, ne sai niente? Quello mi guarda e mi fa,
Io mi mangio a carne, lui. Amore, ti prego, concentrati 2 secondi, stiamo finendo. Vabbè. Scrivi. Scrivo. Pane integrale, pasta integrale e farina integrale. Tu hai bisogno di qualcosa di integrale? Il casco. Metti che cado con la bicicletta, ci vuole il casco, amore. Tu lo sai perché succede questo? Perché? Perché tu cose buone nella tua vita non te ne sei mangiato mai. Allora io mangerò pure schifezze, ma intanto io sono in linea. Amore, tu non sei in linea, tu sei una linea. C'è bisogno sempre... Certo, fino a quando non ti cambierà il metabolismo. Allora, questa cosa che tutti voi ci dovete dire a noi magri, perché tutti voi a noi magri ci minacciate, tutti, appena vedete un magro, siete attenti al più appetito come il metabolismo, lo sai? Perché siccome non ne so poi tanto, allora la vita affrescante, non so, prima o poi ti vedere gente tanta che mi guarda e mi dice tu diventerai tanto, ma il mio metabolismo non cambierà, va bene? Perché io ho il metabolismo coerente! Il tuo metabolismo cambierà. Sì. Deve cambiare. Sì, ora. Ora ci chiamo, ora ci telefono, amore. Perché io sono stanca di fare sacrifici per te e per il tuo metabolismo. Sì. Perché non sono io che devo dimagrire, ma sei tu che devi ingrassare. Ti voglio obeso. Amore. Amore, io ci proverei pure a diventare obeso, amore. Ma con tofu e farro, amore. Ma come camut faccio, amore? Come? Hai ragione. E infatti per questo, a merenda, mangeremo qualcosa di super mega ipercalorico. Oh, io queste voglio calorie, proprio essurare. Proprio uno diceva, oh, che cosa scrivo? Gallette di riso. Le gallette di riso, no, amore, sanno di polistirolo, amore. Ma perché tu sai che sapore ha il polistirolo? Di gallette di riso, amore, sono precise. Ma perché tu hai mai assaggiato il polistirolo? Sì, io l'ho assaggiato una volta ho assaggiato tanto di quel polistirolo che poi mi è uscita la cacca imballata, Non è stato bellissimo. Amore, dimmi dimmi cosa vuoi mangiare. Amore, io voglio la carne, amore. Io mentre taglio voglio sentire... Va bene? Va bene, ma che vuoi? Voglio la salsiccia. Scrivi, amore. Oh. Salsiccia di soia. E poi voglio pure l'hamburger. Che hamburger di soia? E poi la cotoletta. E pure cotoletta di soia. Mi è sorta una domanda in questo punto. Mi sono alzato e te la voglio venire a esplicare qua questo. Ma precisamente, esattamente, questa soia, che animale è? Esistono cuccioli di soia, amore? Che verso fa la soia, amore? Che verso... Ma soprattutto si mangia da soia o accompagnata? Vabbè. Battuta di merda proprio, battuta di... Amore, ma la soia non è un animale. La soia è una pianta. Una pianta carnivora, almeno una pianta carnivora. No, amore, è una pianta. E noi mangeremo piante per evitare di uccidere quei poveri animali. Giusto. A così da restano vive. E noi ci moriremo fame. Così si fa, amore, così si fa. Dai, amore. Amore. Ma per cortesia, voi che avete questo modo di pensare, non vi state rendendo conto che state sconvolgendo un pianeta, amore? Voi che non volete più uccidere animali, state facendo soffrire proprio quei poveri animali. Perché no, io l'altro giorno ho incontrato un maiale depresso. Dice, per cortesia, ma ammazzi tu, che mi caga che un nudo, io proprio, capisci? Cioè, depresso, che se un maiale dovesse incontrare una soia, ci fa un tappicula così sicuro. Ma perché mi vorresti dire che magari in questo momento ci sono dei poveri maiali che soffrono di crisi di identità? Certo, amore, cioè, in questo momento Peppa Pig è convinta di essere una Winx.
No, amore. Bravo. Noi questo non lo possiamo, non lo permettere. Possiamo permettere. Perché noi amiamo i maiali. Li amiamo. Li dobbiamo salvaguardare. Li dobbiamo tutelare. Li tuteliamo. Come i panda. Giusto. Che cosa c'ha un panda più di un maiale? Niente, allora stasera ne mangiamo pure i panda. Giusto. Panda e porchetta. Grazie. Così, ragazzi. Un attimino che c'è un problema, il cava nel disco, un attimino che... Vabbè, no, basta metterlo di là. Volevi una mano? No, no, okay. Futtettini, cioè, tanto ormai... La convivenza è così, la convivenza è meravigliosa anche perché una volta che tu vai a convivere, paradossalmente, la tua fidanzata diventa più gelosa. Cioè, tu stai con lei tutto il giorno, ma lei diventa più gelosa e diventa più ossessiva. Lei mi rimprovera per qualsiasi cosa. L'altro giorno mi ha rimproverato, ve le faccio vedere, mi ha rimproverato per questi. Signori, per questi. Lei verrà, ah, tu questi me li fai trovare a terra, davanti al divano, a lei. Ho detto, tu proprio questi neanche li dovresti vedere, va bene? Picchichisci su fantasmini. E li vede, e li vede, e li vede. Così. E diventa gelosa, diventa gelosa. Lei a casa non è che entra più come tutti noi e dice buongiorno amore, no. Lei è talmente gelosa che io, metti che sto così per puro caso, sto sistemando una sedia, lei entra e mi saluta in questo modo. Tu sei un porco! Hai capito? Hai capito? Io qua... Io... Tu sei un porco per quello che hai combinato stanotte! Io stavo dormendo, diccelo pure tu, diccelo... Ma perché non te ne torni da quella? Ma quella chi, amore? Quella chi, amore? Ma quanto siti in sta casa, amore? Quella chi? Quella con cui stanotte mi hai tradito nel mio sogno. Io sogno disperato, io sogno disperato. Io sono disperato, io... Ma tu lo sai che cosa vuol dire vederti fare due ore di sesso sfrenato con un'altra? Chi? Tu! Quanto? Due ore! Amore, amore, tu là te ne dovevi accorgere che era un sogno, amore, tu là te ne dovevi accorgere. Lo so, ma infatti io me lo sono chiesta. Dico, ma com'è che con me dura due minuti? Ma proprio ci dobbiamo andare... E con quella due ore, senza sosta! Tu la finire di fare un sky tu nei sogni, hai capito? Nei sogni fa tutto rocco si freddi, nei sogni fa... E poi nella realtà è Paperino, perché tu sei Paperino, tu sei Paperino, tuo padre e sei Paperino. Amore, ma poi quella mica era normale, no. Era terribilmente alta, con due cosce tutte sode, un seno tutto così. Era la bella copia di Belen. E io un bit niente, io un bit niente. Non c'è una registrazione, un DVD, no! Una storia su Instagram, no! Niente, 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 niente. Però sono stato bravissimo, anche a due ore, cioè complimenti, compa, ci siamo stati troppo fuochi. Cioè, amore, fammi capire una cosa, fammi capire una cosa. Io stanotte avrei fatto due ore di sesso sfrenato con la bella copia di Belen e tu, dico, e tu hai avuto il coraggio di svegliarti... Ma la stava a divertire 5 minuti, no! Ma 5 minuti. Ma io dico perché? Perché l'unica volta che io ho fatto un sogno erotico con una VIP ero con Mara Maionchi. Perché? Perché? Amore, perché? Non mi interessa. Adesso però tu ti devi fare perdonare per quello che hai fatto. Tu mi devi dimostrare tutto il tuo amore, tutto quanto mi ami. Mi devi cantare una serenata. Sì. Mi devi suonare e cantare una serenata con tutti i sentimenti, proprio suonata da te, con la chitarra. Una serenata in cui mi dici che mi ami, che sono la donna più importante della tua vita, con una chitarra tanta, tutta, voglio una serenata. Sì. cioè, questo è un cucciolo di chitarra. Che va bene, amore, va bene lo stesso. Vabbè, io faccio la serenata. Sì, però per la serenata ci voglio un'altra cosa. Che fai, amore? Devo salire sul balcone. Sono salita. Amore, ma che palazzo è, amore? Che palazzo è? Amore, questo è un attico. Un attico? Sì. Allora, un attico che ti canto la canzone.
Dai amore, okay. Va bene, allora. Si sente? Sì, si sente, sì. Amore, si la serenata. Amore, amore, io ti canto stasera la serenata. E tra l'altro è un concorso a Canoro stasera, amore, quindi capisci che mi giudica e capisci che vinco io. Cioè, domani. Va bene, amore, dai, ti canto la serenata qui stasera a Caltanissetta. Dai, dai. Va bene, siamo pronti? Vai. Serenata, sono emozionato. Me la puoi dare un'atmosfera tipo... Fottete nella sotto a questo. Ah, no, niente, va bene così, va bene così, va bene così. Ah, bello. Che Sanremo, che Sanremo. Troppo, troppo, va bene, va bene. Vai, 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 vai. Va bene, va bene. Ah, stasera ho sputato più del dovuto, non so se hai visto. Non ho visto, anche la prima fila qua. No, no, va bene. Scusatelo. Vai, serenata, serenata. Serenata con questa atmosfera di palle. Allora, siamo pronti? Sto volando, vai. La serenata! Te la sto cantando, una, questo è l'intro, l'intro ci sta ovunque. Ma piccolo l'intro! L'intro ci sta finendo, dai. Sta finendo, aspetta che ora cambia. Hey, hey. Amore! Ma perché fai accordi soltanto da questo lato e mai da questo? È perché mia madre non vuole che mi allontano. Perché dice qua si fanno accordi rocchettari, a giusto si gioca, invece mi mantengo qua che si fanno solo canzoni di chiesa. Resta con noi, Signore. Amore! Va bene. Ti prego, me la canti la serenata. Va bene. Vado. Vai. Pronti, pronti, vai. Pronti. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosco. Conosca, è congiuntivo, amore. Ah, giù. Quando è tuo, quando... Amore mio, sei la persona più angelica che c'è. Che ci sia, è congiuntivo pure questo. Cioè sera tutte vennero, chi ci si Amore mio, meno male che al mondo io ti ho. Oh, con l'H. No, no, l'H c'era, mo la... Come fa a sapere se l'H c'era o non c'era? Mo l'H... E comunque l'H è muta. No, come a te, prendi esempio dall'H. Ah, possiamo? Sì. Amore mio, sei la persona più sensibile che conosca. Amore mio, sei la persona più angelica che ci sia. Amore mio, meno male che al mondo ti ho con l'H. Amore mio, io ti amo, io ti amo. Amore, sì. Ma è bellissima. Posso. Come si intitola? Minchiate. No! grazie. Bene, bene. Se mille. Se volete. Ok. Grazie mille. Prego. Soldi spicci. I soldi spicci straordinari. Andrea Vitrano e Claudio Casisa. Grazie. Volevo che ci giudicassero i giudici la canzone, ma... A Caltanissetta noi siamo bravi coi processi di mafia, quindi per ora c'è quel quater Borsellino, quindi noi diremmo i giudici li mandiamo sempre via. Ah, vabbè, non c'è dire niente, va bene così, va bene. Allora, soldi spicci, fenomeno assoluto, sì. Genio, creatività, futuro, e adesso parte la tournée nazionale teatrale, quindi davvero passi da gigante. Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo fatto una serie di tappe in Italia che poi abbiamo stoppato perché stavamo cominciando a girare il film, e adesso finiamo la tournée, insomma facciamo Bologna, Firenze, Genova, Bari, insomma... Caltanissetta, tutto. Pure nazionale. Il film. Grazie. Il film è l'abbiamo girato, l'abbiamo finito di girare a novembre, stiamo ultimando, noi ovviamente è stata la nostra prima esperienza, non sapevamo tutto il lavoro che ci stava dietro, quindi siamo nella fase del montaggio, stanno facendo le musiche, e il film è molto bello, parla di questa nave che parte, becca un iceberg, si... Non so perché ho la sensazione di averlo guarda già. Che favoloso, c'è lui che poi è favoloso. No, lui muore, no, questa no. È la cosa più bella di tutti. E si sarebbe potuto anche salvare, mi pare. Perché c'entravano tutti e due. No, però...
fottono. Una storia d'amore, una storia d'amore. Uscirà dopo l'estate, quindi vi aspettiamo anche qui a Caltanissetta, insomma, al dopo cinema. L'estate al cinema. E, insomma, siamo emozionati, quindi speriamo che possa piacere a tutti. Anche perché d'estate sarete invece impegnati con la tournée regionale in Sicilia, perché le date sono aiosa. Ma lui ci tiene a sta cosa vostra. Ma sa cosa che manco so io. È due mesi che dice, sul dispiccio è andato a fare la tournée per forza. Ci tiene, incazzato. D'estate saremo sì un po' ovunque, partiremo da Palermo, Catania, tocchiamo un po' tutte le province, quindi insomma siamo impegnati anche in una bella tournée regionale. Nelle arene. Nelle arene, nelle arene, nelle arene. Io direi che il modo migliore per salutare questi due straordinari protagonisti, comicità, intelligenza, simpatia, ironia, è l'applauso del pubblico di Caltanissetta. Olè, grazie! Grazie a tutti. Grazie. Ci sentiamo sempre su Facebook. Grazie. Assolutamente ragazzi, sì. grazie mille per essere ciao, tornati. Ciao, ciao. Noi il mi piace l'avevamo messo in tempi non sospetti. Siamo tra i primi che misero mi piace. E allora, bando alle ciance. Abbiamo finito. Abbiamo cioè, finito. Quasi. 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 Momento quello glow. Momento prima glow. Del momento glow però è il momento anche di far entrare in abiti civili. Assolutamente con sì. Colei che ci ha accompagnati per tre serate. E dico tre. E sempre con personaggi diversi e praticamente non l'avete mai vista nature, di fatto, no? Quindi chiamiamo sul palco la nostra terza, la nostra prima donna. Assolutamente prima. Signore e signori, in abiti civili, finalmente Alessandra Falci! E la mettiamo nel mezzo? Al centro, forza. Ah, eccola qua. Ora puoi parlare normale però. Ciao. Perfetto. Ok. Ok. E c'è entra nel personaggio fino in fondo. Il problema è poi uscire. Allora, adesso non credo che sia. Ho dimenticato la cartelletta. Dai. Ma questa qui è una cartelletta cittadina. No. Invece la tua era la cartelletta che viene dalla campagna. Scusatemi, la dovevo dire da anni. Adesso è il momento clou, come l'hai chiamato tu. Io direi innanzitutto di fare salire sul palco, di chiamare qui quelli che sono stati i protagonisti di questa serata. Assolutamente sì. Facciamo entrare la giuria. Mettiamoci da questa parte, lasciamo spazio a Fabio e Messina, Gianluca anche Giudici. Tutti i ragazzi, tutti i ragazzi, cantanti, tutti gli otto finalisti. Dove sono gli otto finalisti? Qualcuno si è allontanato dietro le quinte, si è andato a spargere tra i palchetti o tra il pubblico. Se avesse la cortesia. Sono tutti qui? Ci sono tutti? E allora qui accompagnati ragazzi. Dal patron Tony Maganuco, se è anche lui in. In postazione, vai ragazzi, forza, dai, tutti forza sul palco. Ragazzi, non abbiate qui timore. Qui c'è il patron, ok? Giuditta, Spica, Luigi Salvaggio, Daz, c'è anche DJ Taz. Dove si devono mettere? Allora, io direi di fare un semicerchio, perché è brutto che sì, la giuria io vado al facciamo un semicerchio. Noi dai. Ci allunghiamo un po', ecco qua. Bravo. Così viene un bel ferro di cavallo. Okay. E viva gli sposi, poi ci sarà il taglio della cravatta e per i dolci ci vediamo fuori. Prima dunque, di annunciare il verdetto della giuria, io lascio la parola al presidente Angelo Valsiglio. Eccomi qua. È timido purtroppo, è timido. Vieni avanti, vieni. So che sei timido, fatto apposta. Allora... Premetto che io non parlo molto, a me piace più comporre, guidare i ragazzi, scrivere, essere dall'altra parte del mondo, non in primo piano. Scappo sempre quando ci sono queste manifestazioni che io adoro, però mi tengo molto lontano. Qui sono per te, Tony. Mi ha chiamato e ha fatto, non puoi non venire. Ha fatto come? Devi venire. Caltanissetta è bellissima, trovare un paese splendido, un corso meraviglioso, vai su e giù, mangi benissimo, il teatro è fantastico, grazie all'assessore, agli assessori, ed eccomi qua. Cosa dire? Io una sola cosa dico a questi ragazzi, siate voi stessi, perché? Io sono sempre stato invitato ai talenti, non ho mai partecipato, volutamente, perché i talent sono, diciamo, progetti che sono ok per la TV, ma deleteri per voi. Noi abbiamo fatto un'analisi, noi grandi produttori, in circa 20 anni, tra 40 milioni di ragazzi che hanno fatto i casting, 30 milioni,
ne sono usciti 3-4. Forse un super bingo si fa molto molto prima. Perché questo? Perché non sono bravi i filtri. Che cos'è un filtro? C'è quelli che vi giudicano, non sono competenti, per cui si rischia che il bravo non va avanti. E questa è una cosa veramente brutta, brutta, brutta. Io non è che non consiglio i talent, li consiglio, certo, ma chi fa altri lavori, fa la parrucchiera, la ragioniera, ma chi come voi ha un sogno, studia, paga dei soldi con i maestri, non può giocarsi la propria chance, la pelle, andare là. Ma per che cosa? Fare spettacolo, uscire ed è finita lì, morta lì. Ragazzi, qui stiamo parlando di 25 anni di 3 artisti che sono usciti, 4. Ci pensate, su 30 milioni di cantanti, 3 artisti. Una volta, c'è sempre questa fase, una volta, scusate, una volta, ogni anno ne uscirono 2-3. Irene Grandi, Ramazzotti, Ballesi, Pausini, Giorgia, ma Valanga. Adesso ogni 10 anni qualcuno. Io purtroppo sono cattivo. Sono cattivo perché qualcuno ha rovinato la musica. Potrei fare nome e cognome, ma già lo sanno i giornali, già ho fatto tutto. Quindi non c'è bisogno che mi ripeta a dire queste cose. Allora preferisco, oltre che ringraziare Tony, che sono qui per te, farvi ascoltare che significa cantare bene, che significa essere personali, perché io ho coniato una frase che è mia, me la tengo stretta. Tutti quelli che fanno i talent sono tutti cinesi, cantate tutti uguali. Non va bene. Siate personali, bisogna essere personali, in modo che uno accende la radio in macchina e dice: ah, questa è questa, questa è questa e questa è questa. Io non riesco a capire oggi le cantantine che sono, chi sono. Certo, se so il singolo che è una hit, ecco, questa è questa. Ma se per loro sfortuna mettono un brano dell'album, io non so chi è. E questo è drammatico. Adesso quindi ascoltiamo una cantante che purtroppo non c'è più, con un mio brano inedito, che uscirà come colonna sonora di un film di Özbek, del Turco, con la Caselli, Caterina. Io non volevo far uscire perché lei non c'è più, ma Caterina mi ha pregato: Angelo, non è possibile, tu devi far ascoltare questo brano al mondo, perché questo artista merita. L'ho scritto insieme a un altro artista che purtroppo non c'è più, vedi, Bigazzi, molto bravo, un grande autore. Adesso ascoltate perché una cantante è una cantante. Prego. Stasera quando torni
allegria, fammi sentire, sentire bella. E le mie amiche mi consigliano, giovani amanti, brillanti e rose, ma tu sei preciso me. Sentire quella che vuoi, sentire bella. Grazie, c'è da piangere. È commovente, veramente. Ho i brividi e non c'è più. Mimì non c'è più, però eccolo qua, vive. Vive e tutti sappiamo che questa voce è di Mia Martini. Quindi vi ho spiegato perché, cosa significa essere personali. È un personaggio. Studiate. Io sono contento per Tony, veramente, credimi. Devo dare un plauso ai miei collaboratori, tutti, venite qua, perché veramente sono stati bravissimi nei giudizi. E accettateli, perché forse i genitori non apprezzano questo. Si lamentano, perché mai? I genitori dovrebbero ringraziare i docenti, i maestri che parlano, che danno dei consigli ai vostri figli gratuiti, perché io costo. Una mia lezione, se io facessi una lezione, io, come un primario, io vorrei 1.000 euro all'ora. Scusami, e io sono qui gratis a dare dei consigli, e loro quindi dovrebbero capire. Sentite cosa ha detto il maestro Herrera, maestro Giudici, gli altri maestri che sono, i nomi non li conosco, però li ho visto appena stasera. Ecco, dovete apprezzare i consigli, mettere il vostro bagaglio di dietro e dire: ok, da domani io devo fare questo, perché ho un sogno da raggiungere. Chi ha letto L'Alchimista? Il libro, che è famosissimo, ecco, voi avete un sogno da raggiungere, e lì vi dico anche un termine, un verbo un po' strano, acchiapparlo, che è più forte di prendere, acchiapparlo con rabbia, eccola, e questo è la forza di prendere questa cosa. Ho parlato troppo, Tony, guarda, io non parlo così tanto, adesso di qualcosa anche tu e chiama i miei. Oh, ci sono i presentatori prima dei presentatori, il patron è il momento quasi conclusivo, quindi poi passeremo. È stata una bellissima manifestazione. Io credo che ci sono momenti in cui le polemiche bisogna assolutamente metterle da parte, le risposte si danno in qualche modo in campo. Il campo che ci hanno dato, insomma, aveva qualche problema, qualche falla, mancava un po', c'era un buco nella rete, però alla fine abbiamo fatto un bel festival, credo. Di più non si poteva fare, però mi corre l'obbligo ringraziare anzitutto proprio Gianni Valsiglio, eccolo qua, il grande presidente di giuria, ecco, facciamo un applauso, che stasera ci ha dato
una grande esclusiva, forse noi non ce ne rendiamo conto perché questo brano deve ancora uscire e quindi l'ha fatto in esclusiva per Caltanissetta. Un grazie a questi giudici che vengono qui tanti giorni, lasciano il loro lavoro, non parlo dei nisseni che viene più semplice, ma per quelli che arrivano da fuori abbandonano il proprio lavoro per 4 giorni. Un grazie soprattutto particolare, io lo voglio fare, consentitemi se mi date anche il c'è un mazzo di fiori, perché la vera vincitrice del festival per quel che riguarda la mia esperienza, il mio tentativo di a volte fare delle sfide difficili e strane, per me è stata Alessandra Falci. Brava Alessandra, a cui l'organizzazione vi manda un bacio, me lo puoi dare ora. Bacio. Per il resto, ripeto, tutte le polemiche che mettiamo da parte, ne parleremo magari quando le cose appunto si... i panni sporchi si lavano in famiglia, si dice così, perché il festival comunque rappresenta la città di Caltanissetta, questo è il mio pensiero, spero che sia il pensiero anche del pubblico di Caltanissetta e spero che se ne convinca anche questa politica che a volte è un po' distratta, però... sono certo non lo faccia in malafede. Detto questo, veramente grazie. Prego Donatello. Allora, premiazione. Posso posarli? Sì. Poi li riprendo subito. Anche perché non si sanno mai le cose della vita. Dunque. Allora, innanzitutto io pregherei la regia, perché coloro i quali che si fossero distratti, ora mandiamo un breve sunto della serata di 20 minuti in cui riascoltiamo tutte le canzoni e i passaggi più importanti del corso della serata. E allora, grazie, spegniamo le luci. No, non è vero, stiamo scherzando. Allora, cominciamo con la premiazione. Primo premio, quello degli editi. Editi, sì. Totò. Edita tu. Sì, in realtà lo conosciamo già, c'è soltanto la premiazione. Angelica Curatolo premia, ieri ha vinto Giuseppe La Spisa. Edizione Editi premia Giuseppe La Spisa. Andiamo con Giuseppe. E premiava Giuseppe La Spisa. Ripremiate. Premia Giuseppe La Spisa. Perfetto, a posto. Ok. Grazie. Ok. Grazie Angelica. Torno indietro. Donatello, prosegui. Assolutamente sì. Allora, questo è il premio della critica. Il premio della critica lo possiamo consegnare, affinché poi venga consegnato a chi l'ha vinto, a Eugenio Cartillo, perché sarà lui a... Lo anticipiamo. Ok, allora diamo la targa del premio della critica a Eugenio, perché Eugenio, premia dov'è? Eugenio, ok. E il premio della critica va a Eugenio, cioè lui. No, e sarà Eugenio che lo consegnerà e lo facciamo dire alla nostra super prima donna, perché il premio della critica va... Vince il premio della critica Cataldo Alesso. Bravo Cataldo. Non te lo dico così. Adesso, prima di proseguire con i primi tre posti, ti stavo per chiamare. Io inviterei qui in rappresentanza Carlo Cambione, assessore al ramo. Assessore, deve stare qui con noi. Lo vogliamo nelle foto di rito e nelle immagini. Ma io buono sono. Andiamo. Ok. E proseguiamo. Dunque. Adesso entriamo in zona podio. La giuria ha fatto un lavorone, non è stato facile, ma è andata così. Terzo posto verrà premiato da Gianni Herrera, quindi sarà Gianni Herrera a consegnare la targa. Terzo posto del Festival Città di Caltanissetta. Sì. Lo vuoi dire tu? Fatti. Dico io. Stiamo allora, andando tra un po' sì, dietro. Sì, lo so, ma ora piano piano facciamo salire tutti. Allora, terzo posto Festival Città di Caltanissetta, 26esima edizione. Spica! Spica da Palermo con DJ Taz. Taz, anche tu, dove sei? Dov'è Taz? Vai Taz. Secondo posto. Premia il vicepresidente di giuria Gianluca Giudici, sarà lui a consegnare la targa. E allora al secondo posto, sì, secondo posto lo vuoi fare tu? Vince no, il secondo posto. Posto. No, ho detto vince, no. Giuditta La Monica da Palermo. E adesso il momento conclusivo. Stringiamoci forte. L'atto finale. The hand. Assessore, con noi. Allora, stringa.
premia ovviamente il presidente di giuria Angelo Valsiglio. Sarà lui a consegnare la targa a chi ha vinto questo Festival Città di Caltanissetta. Io direi ci mettiamo accanto, lo diciamo tutti e tre assieme. Sì, chiudiamo sì. Insieme. Okay. Facciamo questo trio. L'assessore? Anche, lo facciamo. È prima, è campione. No, non lo dovevi fare questa. Allora, diciamo prima il nome sì. E poi il cognome. Al mio tre. Però vince veloci per il 26esimo Festival Città di Caltanissetta. Lui, Luigi Salvaggio! Te l'ho bruciato un po'. Eh sì. Mi hai fatto... Te lo dico così. E allora... Sì. Vai, 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 Luigi, vai, 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 vai. Allora. Dove va? No, non te ne devi andare. Luigi? Luigi. Allora, a volo la tua prima emozione e poi ovviamente riascolteremo... Allora, aspetta, sto morendo. No, no, no. No, no, no. È un medico, abbiamo non un medico. Non vogliamo responsabilità. Che? Grazie, amore, mia nonna. Ah, la nonna. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato. Chi ha creduto? Sopportato e supportato. Ah. Ringrazio in particolare quello che ha creduto in me, insieme a tutta la mia famiglia, Corrado Sillitti. Quello che mi ha permesso di arrivare qui. Ringrazio la mia famiglia che ha sempre creduto in me. La mia fidanzata. Dove? Là, quella che saluta. Ah, secondo piano, ma lo fanno il caffè se salgo? Penso occhio, di sì. Occhio a non ti sporgere troppo. I miei amici. Lui, però volevo ringraziare la giuria. Volevo ringraziare anche il mio condominio. E poi voglio ringraziare il primo palco qua, il secondo e il terzo. No, basta Luigi, basta. Ti sei allargato. Basta. E allora, basta. grazie a tutti i partecipanti. Perdi le penne. Sì, io ricordo che il vincitore appunto andrà alle finali regionali del Festival di Castrocaro, ma c'è anche un'altra bella cosa da dire, che appunto gentilmente il nostro presidente di giuria non lo sapeva. Tony, è stata una mia iniziativa. Io ogni anno, cioè il primo anno, non ogni anno, il primo, ho organizzato quest'anno un evento importantissimo a Verona, Feste dell'Amore, 14 febbraio con la RAI, un evento meraviglioso, Giulietta Laus Romeo, e, a numero chiuso, 28 artisti che hanno anche pagato molto per questo evento. Io invece lo regalo il posto quest'anno, per il prossimo anno. Questo è il CD che abbiamo fatto, c'è anche un video da premiare radio eccetera. Io ho scelto, questa è la mia scelta. Giuditta, vieni. Premio a sorpresa, Giuditta La Monica. Questo è vecchio, tu sarai in questo prossimo. Questo è il balcone di Giulietta, vedi? Giulietta La Monica. Tu verrai il 14 febbraio l'anno prossimo a Verona, all'Auditorium, a partecipare. Sei tre, a numero chiuso, nei 23 che ci saranno. Più di questo non potevamo. Ha sorpreso tutti. Ma pure me, io ero convinto che il premio era il CD. Lo sai che testa schiuma il CD. Vabbè, Valsiglio. Beh, onestamente senza parole. E allora credo che sia il momento di ringraziare la nostra giuria, il nostro presidente, tutti gli artisti, tutto il personale, tutti coloro i quali hanno reso possibile questa manifestazione, chi è stato dietro le quinte, chi ha lavorato duramente, le maschere, il teatro, veramente un lavoro di squadra premiato, organizzato da Tony Maganuco, e a queste persone che lavorano nell'ombra va il nostro grazie. Grazie, il vostro Angelo, grazie. Tiziano, Antonio, Carlotta, Marco, Romualdo, Rocco, Ivan, chi c'è raga? Io me li scordo poi. Danilo, scusate, Maurizio. Io pure voglio fare due ringraziamenti al volo. Sì, posso? Ma io poi vedi che io poi vengo sempre picchiato selvaggiamente fuori da quello che ho dimenticato. No, 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 io devo ringraziare vai. Tony per avermi invitata a fare questa fantastica esperienza. Mi emoziono sempre quando devo fare queste cose. Grazie Tony. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto durante questi giorni, per me è stata un'esperienza straordinaria,
ma il mio grazie, un grazie particolare a Monia che mi ha supportato e sopportato dietro le quinte in tutto e per tutto, ma il mio grazie grandissimo va ai miei compagni di questi giorni che sono stati straordinari, perché non ci conoscevamo e si è creato un clima... Non ci conoscevamo, lo possiamo dire. No, non abbiamo mai lavorato insieme e grazie. Ecco, è stata una bella esperienza, noi l'abbiamo cominciata con Totò quando siamo stati in carcere assieme dalla strada, ne abbiamo fatta tantissima. Allora, prima di salutarci e riascoltare Luigi, perché sarà la sigla di conclusione, e di ringraziare voi pubblico, perché a voi va il nostro applauso. Carlo, tu sei campione, cosa si prova in questi momenti? No, io devo dire... Una vita da campione. No, devo dire, è stata una serata veramente divertente, piacevole, al nome dell'amministrazione, non è una frase fatta, Tony, al di là dell'amicizia che ci lega, sono contento di esserci stato. Auguri. Grazie. Consentitemi, abbiamo finito, però un abbraccio e un grazie alla splendida Alessandra e a Totò Venti, che ormai è grazie un compagno Donatello. Di vita. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Grazie della radio, grazie Giovanni, grazie Davide, grazie a Fatto Michele di Seno, Fatto di Seno e Adriano. Radio CL1, TCS, grazie a tutti, siete straordinari. E che dire, Luigi. Accompagniamo Luigi e salutiamo. Sei chi pronto? Vinge, no, questa la puoi buttare, è finta la targa. Ah no, se la pigliamo a Canuco. Poi te la ridà. No, non è che... Aspetta che arriva il coso. Deve arrivare il microfono. Aspetta che c'è un assessore che vaga. Assessore, che deve fare? No, di qua deve scendere, assessore. Aspetta, con me. Ma voleva venire con noi. Vuole venire con noi? Cioè, ha lasciato parenti in zona? Ah sì, allora. Se gentilmente potete chiamare qualcuno, perché stiamo male. Aiutateci, aspetta. È un momento difficile per tutti. Per me, per assessore. Simone, posto zero. Assessore, on the center, please. Schifo vero, finisce. Ah, tragedia, finisce. No, cento, fuoco, 07. Totò, non allargare. Ho salvato l'assessore. Grazie signori a tutti. Signori, buonanotte. Con Luigi Salvaggio. Cade questa notte, la luna che si apre. Il cielo che mi mostra le sue ali macchiate, il vento che riappare come una devota suora, nella sua preghiera una nota sola, il silenzio delle stelle, la luce che ne rimane, raccontano una storia che una mano lenta scrive, per questo io contemplo la voglia di chi vive. E con le mani giunte io proverò a pregare, mentre quel silenzio lo lascerò tacere. Tu prendi le mie mani, giriamo verso quei pianeti, in bilico tra i sogni e quello che non vedi. Volare senza ali noi l'abbiamo fatto, la notte mi ha sorpreso, scacco matto. Bagno i miei occhi al sapore di un colore, castano come l'autunno e giallo come un fiore. Pensiero spensierato, il paradosso è ciò che noi abbiamo ereditato. Dio o ragione, odio o amore, la divisione si trasforma spesso in sottrazione. Volare senza ali noi l'abbiamo fatto, la notte mi ha sorpreso, scacco matto. Bagno i miei occhi al sapore di un colore, castano come l'autunno e giallo come un fiore. Che ne rimane, raccontano una storia che una mano lenta scrive, per questo io contemplo la voglia di chi vive. E con le mani giunte io proverò a pregare, mentre quel silenzio lo lascerò tacere. Tu prendi le mie mani, giriamo verso quei pianeti, il bilico tra i sogni e quello che non vedi. E baciarsi un po' più forte e guardarsi da vicino, fare come una madre con il suo bambino e sorridere alla vita, perché è l'unica che abbiamo. Un fiocco di neve cade, lento dirsi ti amo.
silenzio delle stelle e la luce che ne rimane raccontano una storia che una mano lenta scrive. Per questo io contemplo la voglia di chi vive.